slide ci siamo controllati i microfoni e tiratelo con le spine, se no si Buonasera a tutti, grazie di essere presenti questa sera. Una serata, un evento che come presupposto potrebbe sembrare non accessibile, invece vedrete che sono temi assolutamente accessibili a chiunque, affrontarli in maniera diversa dal solito probabilmente, e quindi la 69esima serata di Lodi Liberale per la prima volta tocca un tema di questo tipo, nel senso che nei nostri 69 eventi non ci eravamo mai sostanzialmente occupati di, se non probabilmente con Luca Navigheri, i nostri due relatori conoscono entrambi, però di temi così specifici, strutturali, un libro veramente che è un piccolo gioiello del panorama editoriale italiano, e poi cercherò di spiegare brevemente perché. Innanzitutto devo portare le scuse di Salvatore Carruba, che con molto rammarico e molto dispiacere purtroppo non potrà essere presente questa sera per motivazioni familiari sanitarie. E quindi non si scusa, perché era un'occasione a cui teneva veramente molto, perché segue Lodi Liberale da molto tempo ed è chiaramente in ottimi rapporti con i nostri due relatori. Dicevo però, abbiamo comunque due relatori assolutamente di livello, che sono i due coautori di questo bellissimo libro. Uno è il primo, quello che è a mia destra, è Angelo Miglietta, che è professore di economia e management della cultura all'Università Lund di Milano, e Franco Porcardi, che è dottore commercialista e esperto nell'ambito della cultura, che poi capiremo anche nello specifico di aspetti tecnico-fiscali che non sono assolutamente secondari in questo campo, anzi. Perché il libro è assolutamente fondamentale? Perché cerca di declinare in vari ambiti, nei numerosissimi capitoli, quello che viene spesso utilizzato come termine, che si chiama sussidiarietà, però viene declinato quasi sempre in maniera esclusivamente verticale, ovvero non faccia l'ente di livello superiore quello che può essere fatto in maniera più efficace e in maniera più efficiente l'ente di livello inferiore, quindi non faccia la provincia ciò che può essere fatto in maniera ottimale dal comune, dalla regione, quello che invece può essere fatto dalla provincia, lo Stato, dalla regione e così via. Ci si dimentica spesso, probabilmente per l'ambiente culturale italiano, di quella che si chiama sussidiarietà orizzontale, che qui dentro è assolutamente nel libro declinata in maniera molto puntuale. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente che non si deve occupare il pubblico, quindi il settore pubblico di ogni tipo, di ambiti che possono essere meglio affrontati, gestiti e in questo caso valorizzati meglio dal privato, dall'associazionismo, dal privato sociale, dal privato profit, non profit, da tutte le realtà che non fanno parte della burocrazia e degli enti pubblici a vari livelli. Ecco, questo aspetto, quindi quando si tratta di temi come musei, teatri, biblioteche, temi culturali in generale, cinema, musica, editoria, produzione libraria, questo aspetto è in maniera più che comprensibile per il clima culturale che siamo immessi, assolutamente trascurato. Invece, riflettere questa sera, che lo faremo, sui limiti dell'intervento pubblico nel campo della cultura, ma soprattutto sulle possibilità, sulle prospettive e sulle opportunità che si possono cogliere in questi ambiti specifici, introducendo maggiori organizzazioni, maggiore mercato, maggior intervento di privati, maggiore vicinatismo, ma non solo. Nei vari ambiti, non solo per quanto riguarda la gestione diretta, ma anche probabilmente per quanto riguarda la tutela e la fruizione dei beni culturali. In un paese come il nostro, probabilmente queste sembrano quasi delle utopie, se non delle affermazioni, delle considerazioni scandalistiche. Che ci possa essere una sorta di liberalismo o addirittura liberalismo culturale, credo che potrebbero, se lo diciamo che è una cosa fattibile, si può applicare, passi avanti sono stati fatti e se ne possono fare sempre di più, credo che ci si possa essere accusati di eresia. Però poi ci vediamo, nel senso che avere un volume in cui spesso viene citato Milton Friedman nell'ambito delle politiche culturali, credo che sia veramente qualcosa che merita di essere letto. C'è una parte importante che invece abbiamo sempre toccato nelle nostre serate, abbiamo fatto più serate su questo punto di vista, che è l'istruzione, che è una parte fondamentale delle politiche culturali, ma credo che questa sera magari non lo tratteremo direttamente, ma insomma il sistema dei voucher invece sì,
Angelo Biglietta ha scritto il paragrafo che si chiama Voucher culturali sostituire la domanda. Quindi credo che il libro sia veramente un saggio a più mani, con una bellissima prefazione di Guido Vitiere e l'introduzione di Filippo Cavazzoni, che è un amico di Rodi Liberale, e quindi che merita non solo di essere ascoltato questa sera, ma sicuramente di essere acquistato il libro. Peraltro, ricordandoci che non è che sono poi tesi così rivoluzionarie, io mi sono ricordato che esisteva un bellissimo testo di Bastiat che si chiama Teatro e Belle Arti, tratto da ciò che si vede e ciò che non si vede, che è del 1850. Leggo brevissimi pezzi, ma credo che siano abbastanza brevi, secondo me sono perfetti per introdurre la serata. Ma con una deduzione tanto falsa quanto ingiusta. Sapete di che cosa siamo accusati noi economisti? Quando rifiutiamo la sovvenzione siamo accusati di rifiutare la cosa stessa che si tratta di sovvenzionare e di essere quindi nemici di tutti i tipi di attività, perché noi vogliamo che queste attività da un lato siano libere e dall'altra cerchino in esse stessi il loro proprio profitto. 1850, profitto nell'ambito culturale, si può. Così, chiediamo che lo Stato non intervenga con l'imposta delle materie religiose, siamo atei. Chiediamo che lo Stato non intervenga con l'imposta dell'istruzione, odiamo gli uni. Diciamo che lo Stato non deve dare con l'imposta un valore fittizio di un suolo o di un'industria, siamo nemici della proprietà e del lavoro. Pensiamo che lo Stato non debba sovvenzionare gli artisti, siamo barbari che giudicano le arti come inutili. Ecco, credo che questa sia una sana provocazione del 1850, quanto mai attuale, e credo che sia perfetta per introdurre questa serata. Quindi vi ringrazio l'attenzione e passo la parola a Franco Boccardi. Grazie. Buonasera a tutti, un attimo che ci organizziamo con le mie slide, che non posso toccare io. Io partirei, ho preparato delle slide perché credo che possano essere maggiormente chiari i concetti che poi verranno sviluppati, e sono partito da questa immagine di Ai Weiwei, che è un famoso, uno tra i più famosi artisti al mondo, è un dissidente contrario al regime comunista. E che ha sempre portato delle provocazioni nelle proprie opere, e soprattutto l'ho indicato nella prima slide perché per questa frase che lui ha detto in un suo libro, che era tutto è arte e tutto è politica, perché in effetti le commistioni tra arte e politica ci sono sempre state, a partire dai romani, ma probabilmente anche da prima. Perché l'arte comunque è un potente mezzo di consenso politico, di propaganda, di contestazione, e questo ha sempre avuto comunque dei risvolti non solo politici, non solo artistici, ma anche economici. Quindi tutto questo mondo è legato a doppio filo. Così come noi partiamo sempre indicare il mecenatismo da mecenati, però era semplicemente il ministro della cultura di Ottaviano Augusto e utilizzava la cultura per creare un senso politico per Ottaviano. Quindi il mecenatismo non è, come ha detto Marco G., gli ho riportato anche questa frase, non è un atto esattamente gratuito, è un atto generoso, c'è una bella differenza. Perché comunque il mecenatismo e il finanziamento alle arti e alla cultura hanno comunque sempre, molto spesso, un risvolto, una seconda faccia della medaglia. Così come i medici, il nostro rinascimento, che comunque aveva anche questo, nasce dal fatto che le potenti famiglie fiorentine avevano guadagnato le loro immense fortune prestando denaro. Erano sostanzialmente degli usurai dell'epoca, e questo doveva essere scontato da un punto di vista culturale, offrendo denaro alla Chiesa, offrendo opera alla Chiesa,
e quindi tutto il nostro rinascimento, quindi tutta la cultura che poi ne è derivata, nasce comunque da un riscatto sociale che era necessario alle grandi famiglie. Questo è un esempio, che è l'adorazione dei magi del Rondaio, dove la parte importante di questo quadro, quella che ci interessa di più, è il velo della Vergine, che è un blu molto scuro. Perché? Perché il blu era il colore più caro in assoluto da produrre, perché veniva prodotto con la pislazzola aveva un valore di mercato che andava da 1 a 4 fiorini, che era molto superiore rispetto al prezzo di mercato della produzione degli altri colori. E in questo caso la commissione era stata esplicita che il velo della Vergine doveva essere fatto con la pislazzola da 4 fiorini, perché comunque probabilmente c'era una necessità di evidenziare il costo dell'opera e quindi il riscatto sociale che era conseguente. E quindi la cultura, la politica e l'economia si sono sempre intrecciate e possono prendere direzioni diverse, così come, partendo dall'articolo 9 della nostra Costituzione, che è questo, che dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ci sono, dicevo, vari tipi di indirizzo. C'è un indirizzo molto statalista che ha una sua corrente in Tommaso Montanari e Salvatore Settis, che sono due eminenti studiosi. Tommaso Montanari è uno storico dell'arte bravissimo, secondo me, quando parla di arte, soprattutto quando non si avventura a parlare di arte moderna e contemporanea, ma quando parla di arte antica. Diciamo che sì, è bravissimo quando parla di Caravaggio, per intendersi. Poi dopo fa danni quando interviene su vendite di quadri di arte moderna, invocando la notifica in modo che questi quadri non vengano venduti all'estero. Però questa è un'altra questione. Detto, Tommaso Montanari ha una visione che è quella che ha indicato lui in un suo libro, che solo la Repubblica può permettere al patrimonio di svolgere la sua vera funzione, quella stabilita dalla Costituzione, che non è assicurare il diritto privato di pochi, ma alimentare la virtù civile. Bellissimo. Una via per i veri umani, un mezzo per rovesciare la dittatura del mercato. Ecco, c'è questo contrasto al mercato, questo l'evidenziare il fatto che il mercato sia il demonio, che il mercato non possa avere applicazioni in ambito culturale, che se tutto sia debba essere gestito dallo Stato, che la domanda conseguente viene da: ma chi paga? E quindi questo vorrebbe dire sostanzialmente chiudere i musei, operare un lavoro di tutela, d'accordo, e senza nessuna valorizzazione, ma come se la valorizzazione volesse dire svendere l'arte e svendere la cultura. Il nesso con la slide successiva passa da un professore, del professor Trione, che è il suo preside, che con Tommaso Montanari ha scritto un librettino contro le mostre, mi pare, e nella quale sostanzialmente questa idea veniva esplicitata contro quello che loro chiamavano la fabbricazione di mostre blockbuster unicamente dedicate al fare cassa e non a fare cultura. Ecco, il professor Trione quest'estate, mi pare, aveva intervistato un'artista tedesca, Ito Steyerl, che è considerata l'artista più potente e più influente al mondo in questo momento. Questo artista l'ha trattato malissimo, devo dire, in questa intervista. Lui è incassato, devo dire, anche in maniera molto elegante, molto bene, però l'intervista sostanzialmente gli dava del barone borioso, parole fossero queste. Però secondo me l'idea che dà invece della cultura Ito Steyerl, secondo me, si avvicina molto di più a quella che dovrebbe essere. Sostanzialmente in un suo libro anche lei scrisse che la storia esiste solo se c'è un domani, e di converso il futuro esiste solo se il passato viene impedito di filtrare permanentemente nel presente. I musei hanno meno a che fare con il passato che con il futuro. La tutela ha meno a che fare con la conservazione del passato che non con la creazione del futuro di spazi pubblici, del futuro dell'arte, del futuro tout court. Ossia, quest'idea che l'arte, la cultura
abbiano senso non solo per un'esibizione fino a se stessa, ma per ricrearsi nel tempo. E, da un punto di vista però economico, tutto questo qui ha degli influssi. E, io qua ho questa slide intitolata dallo statalismo al culto di impact, perché è uscito un libro qualche anno fa che si intitolava così, Impatto culturale, di 4 economisti tedeschi, che sostanzialmente predicavano l'abolizione di ogni sussidio statale alla cultura. Era una provocazione, ma aveva comunque un suo senso. Quello che dicevano loro, e che in realtà aveva detto anche già qualche anno prima Varicco, una decina d'anni fa, nel 2009, in un suo articolo, l'idea che i finanziamenti alla cultura, così come sono stati fatti negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, forse anche 30, come dei sussidi a pioggia, dei sussidi alla cultura per la cultura, senza identificare se questa cultura fosse meritevole di ottenere finanziamenti, se fosse meritevole di essere sostenuta da un punto di vista economico, e non anche indicare una via che portasse al mercato. Questo sistema non ha funzionato, questo sistema non funzionava più, perché è cambiato il mondo, perché è cambiata anche la quantità di finanziamenti che è possibile per lo Stato dedicare a queste attività, e quindi loro asserivano che sarebbe stato giusto eliminare completamente i finanziamenti pubblici e lasciare mano libera al mercato. L'articolo di Baricco che mi sono ristampato oggi, che non ricordo, che era essere molto interessante, sosteneva più o meno le stesse cose, in maniera un pochino più elegante, perché poi Baricco non è esattamente un uomo di destra estrema, però quello che diceva è che smettetela di pensare che sia un obiettivo del denaro pubblico produrre un'offerta di spettacoli, eventi, festival, non lo è più. Il mercato sarebbe oggi abbastanza maturo e dinamico da fare tranquillamente da solo. 10 anni fa questo lo diceva. Quei soldi servono a una cosa fondamentale, una cosa che il mercato non sa e non vuole fare, formare un pubblico consapevole, colto e moderno. Abituiamoci a dare i nostri soldi a qualcuno che li userà per produrre cultura e profitti, più che cultura per la cultura. Quindi la capacità del mercato comunque di produrre arte, cultura. E giustamente Varicco anche mi pare che dicesse che il mercato librario, editoriale, è un mercato culturale, però è un mercato, quindi, e noi siamo abituati a comprare i libri, perché il teatro non può fare allo stesso modo un percorso di lavoro sul mercato, ma deve vivere in sussidi, perché il mercato non ce la può fare da solo, il teatro non ce la può fare da solo, ma il teatro come altre attività. E quindi la sostanza di questo ragionamento ci porta a dire che a guardare in questa slide il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, come viene ripartito. Più della metà del FUS va ai teatri, ai teatri lirico-sinfonici. Probabilmente questo non è più un mercato attuale. È giusto che sia nella tradizione, è giusto che la scala, che comunque rappresenta il Made in Italy, siano sostenuti e siano facilitati nella loro opera. Ma il 52% del FUS viene destinato al teatro, va poco più del 20
Un passo nella direzione della sostenibilità è stato indicato nella riforma del terzo settore, che espressamente indica il fatto che gli enti del terzo settore, quindi anche gli enti culturali che operano in questo alveo, debbano indirizzarsi verso una maggiore sostenibilità, debbano sostanzialmente abbandonare l'idea dell'assistenzialismo e puntare sulla progettualità di quello che fanno. Porsi queste domande, innanzitutto avrebbe chiaro che cosa fanno, perché molto spesso gli enti culturali questo non ce l'hanno molto chiaro. Associazioni, fondazioni, soprattutto le associazioni, molto spesso fanno attività culturali che tendono a degli obiettivi che sono di secondo livello. Soprattutto poi domandarsi come sviluppare, fare un discorso serio sulle governance, capire qual è lo strumento adatto per sviluppare la propria attività e perché no indirizzarsi a quello che può essere, rimanendo pur sempre in un ambito non profit, quello che è l'impresa sociale, quindi puntare a un ambito sostenibile e soprattutto porsi quegli ultimi due quesiti: il perché lo vogliamo fare, perché vogliamo fare cultura e per chi. C'è qualcuno interessato a quello che vogliamo fare noi, perché se non c'è nessuno è qualcosa che noi facciamo unicamente pro domo nostro, no? Massimo Severo Giannini dice che il bene culturale non è la cosa che lo rappresenta, la cosa è il supporto, il bene culturale è il valore pubblico, quindi domandarci che se quello che facciamo ha effettivamente un valore, ha effettivamente un apporto. E abbandonare quella che è l'autoreferenzialità del settore culturale italiano, non solo italiano. Un esempio ben chiaro però che in Italia abbiamo un problema è quello dell'utilizzo dei social network, che si vedono malissimo. Comunque, vado direttamente alla slide successiva così magari vi è più chiaro. L'utilizzo dei social network da parte dei musei nel mondo. Questo non è semplicemente un esercizio di stile, ma perché è un esercizio economico. Se il Louvre ha 2,5 milioni di follower su Facebook e gli Uffizi non hanno neanche la pagina Facebook, non è perché a Parigi sono dei nerd o degli smanettoni, oppure si divertono a giocare su internet, ma perché questo poi dopo porterà a quello che vedremo successivamente. Lo stesso vale per Instagram, Twitter, YouTube, sono tutte forme di, non di pubblicità, ma di messa a frutto delle conoscenze di quello che il museo fa, sa fare, della cultura che sa mettere in circolo e un riscontro e soprattutto servono a creare una connessione con il proprio pubblico. I musei italiani in questo sono molto, molto indietro e questo comporta poi dei problemi. Sempre per rimanere al Louvre, il Louvre non si è vergognato di fare questa cosa qua, ossia di noleggiare per due giorni a Beyoncé e a suo marito J.S. il Louvre come set di un video musicale, che in realtà è un'enorme pubblicità per il museo stesso. Ho guardato stamattina per vedere quanti era arrivato a 170 milioni di visitatori, di visualizzazioni, il video di questo brano. Ed è un video fatto benissimo, la canzone può piacervi o non piacervi, ma guardate il video è meraviglioso, è una meravigliosa pubblicità per il Louvre. E mi pare che la sala, lo spazio sia stato affittato tra l'altro per 20.000 euro al giorno per due giorni, 48 ore e poi fuori tutti, però questo ha portato una conseguenza che su 170 milioni di visualizzazioni qualcuno sarà venuto in mente di andare a vederlo e perché no finanziarlo. Finanziarlo come? Il Louvre ogni anno lancia una campagna che si chiama Tu me se ne e lo fa dal 2010 e nel giro di qualche giorno generalmente porta a casa delle somme che viaggiano attorno al 1 milione di euro che servono per il restauro della linea di Samotracia, l'acquisto di pezzi nuovi per la collezione. Vedete che tutto questo comporta degli aspetti economici, comporta comunque il fatto che la possibilità di ampliare il proprio seguito, la propria
la fidelizzazione di quella che possiamo chiamare la nostra clientela. E se gli italiani non lo fanno, rimarranno sempre più indietro, perché abbiamo comunque, continuiamo ad avere una sorta di autoreferenzialità. Agli Uffizi noi abbiamo parlato, noi siamo nel mio studio, comunque è consulente per gli aspetti del fundraising degli Uffizi. Noi abbiamo segnalato il video, ci è stato detto, ah sì, l'abbiamo visto, non ci è piaciuto tanto. Va bene. Beyoncé ha chiesto, è venuta in Italia, ha chiesto di poter fare un video al Colosseo. È stato risposto che quel giorno lì c'era Alberto Angela e non poteva. Quindi capite che probabilmente rimarremo sempre un pochino più indietro. Quello che poi un altro lavoro che dovranno fare le istituzioni culturali affinché possano pensare di essere finanziate, possano pensare di avere, di meritare comunque un finanziamento, che non sia un finanziamento a pioggia, come è stato fatto fino a, molto spesso fino ad oggi, è quello del essere trasparenti, di essere, come chiamiamo noi, accountable, cioè di rendere conto di quello che noi facciamo con i soldi altrui, di quello che facciamo con i soldi dei nostri associati, con quello che ci danno le fondazioni bancarie. E questa era una ricerca fatta dalla DOXA che indicava, dividendola tra persone di una certa età e indicando anche proprio le percentuali relative ai millennial, alla generazione X, comunque anche ai giovani, sul perché non si finanzino gli enti culturali. La risposta col più alto tasso, con la più alta percentuale, è perché non sono trasparenti, perché io non so che cosa fanno dei soldi. Gli enti culturali molto spesso non pubblicano i loro bilanci su internet, sulle pagine Facebook, sui loro siti, quindi è raro, non se, cioè non vale per tutti, ma molto spesso se voi andate a cercare un'istituzione culturale non trovate il bilancio, non trovate, io ho provato, mi pare che neanche la Pinacoteca di Brera pubblichi il proprio bilancio. Questo però diventa un problema, la trasparenza comunque è il primo passo per poter pensare di meritare qualcosa. E se io non racconto quello che faccio, se non racconto l'impatto della mia attività, se non racconto quello che valgo, quello che ho fatto, quello che non posso fare perché non ho i soldi, anche questo conta. Tutto questo non ci porterà mai molto, molto avanti. Questa era sempre questa ricerca che appunto indicava su quanto fosse importante il tema della trasparenza sul tema del dono, in cui la trasparenza è fondamentale. Questo è molto più di un indice, come vedete, una mano, sono le 5 R sulle quali gli enti culturali, soprattutto del terzo settore, ma non solo, ragione che gli enti profit devono puntare per essere sostenibili, per essere svincolati dal finanziamento pubblico, che è sempre inferiore e lo sarà sempre di più, che sono ovviamente, abbiamo riassunto in queste che chiamiamo le 5 R. Una è la reputazione, perché l'opinione che gli altri hanno di noi è fondamentale. Abbiamo visto prima anche la capacità di raccontare quello che siamo, anche tramite i social network, è assolutamente fondamentale. La rendicontazione, che dicevamo prima, la capacità di saper spiegare i nostri bilanci, di saperli raccontare nel dettaglio, di non mettere quattro numeri in croce, entrate e uscite, ma di raccontare esattamente i flussi finanziari che sono all'interno, che viaggiano all'interno della nostra organizzazione. La reciprocità, che è quindi la capacità di costruire legami profondi con chi ci sta, con i nostri stakeholder, che possono essere i nostri visitatori, possono essere i nostri finanziatori. Il racconto, come dicevo, la relazione, la capacità di essere comunque parte di un sistema. Perché la cultura comunque è un bene particolare, no? Vendere cultura non è come vendere una penna, è comunque un qualche cosa che ha a che fare col profondo, con il gusto, con
con la società. E questo ci rende la cultura comunque un bene che deve indirizzarsi verso il mercato, è un mercato particolare, un mercato che ha le sue regole, è un mercato fatto di sensibilità, di trasparenza, dicevo, e di capacità di relazione. E lo Stato che cosa ha fatto? La cosa più, chiamiamola, evidente in questo periodo, negli ultimi anni, è stata l'introduzione dell'Arbonus. L'Arbonus è la possibilità di finanziare la ristrutturazione, il restauro, gli interventi di manutenzione e protezione di beni culturali pubblici, destinata solo al pubblico, poi vedremo che in realtà le cose sono un pochino cambiate. È una norma che è stata introdotta abbastanza facilmente perché non comportava problemi di bilancio statale, perché è semplicemente un anticipo di spesa, perché trattandosi di beni di proprietà pubblica finanziamo semplicemente manutenzioni che nel tempo si sarebbero dovute fare. E quindi la possibilità di dare uno sgravio fiscale a fronte di un finanziamento di queste attività non andava a creare scontri di bilancio. Non è stata applicata ai beni privati, proprio che invece questo avrebbe portato un deficit. Detto questo, però, c'è stata una piccola breccia in questo fronte dei beni culturali pubblici, che è stata introdotta lo vedete in quelle norme, in quelle parole scritte in corsivo, è stata aggiunta anche la possibilità di sostenere istituzioni concertistiche orchestrali, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, e qui non è ben chiaro che cosa si intende per festival. Se l'Agenzia delle Entrate ha escluso un festival della birra o qualcosa del genere, dicendo che non ne aveva requisiti, ma non si sa neanche bene su che cosa festival cosa si deve intendere, teatri di rilevante interesse culturale, le imprese di produzione teatrale, danza, anche dei circuiti di distribuzione. Quindi qua c'è uno slittamento dell'Arbonus verso le attività private. In realtà il passo verso il privato è molto piccolo, per quello che si diceva prima, perché in realtà il movimento che abbiamo visto, lo vediamo con un profit, lo vediamo maggiore con le attività che hanno la tendenza al profitto, quindi le attività lucrative, devono essere ovviamente improntate a un sistema di sostenibilità. Il finanziamento pubblico potrà esserci, ma avere comunque impatti relativi. Quindi si apre il tema delle sponsorizzazioni, e questo è un tema alquanto dolente. Come Consiglio Nazionale noi abbiamo provato a fare un po' di chiarezza insieme all'Agenzia delle Entrate, perché il problema delle sponsorizzazioni è che la norma fiscale prevede che queste possono essere deducibili se sono inerenti alla produzione, le spese di sponsorizzazione siano inerenti alla produzione dei ricavi della nostra azienda. Quindi lo sponsor, una fabbrica di scarpe che finanzia una corsa sportiva, può avere un senso la sua sponsorizzazione, perché comunque io produco scarpe sportive e quindi finanzio una corsa. Ma se io finanzio un restauro di un bene pubblico, oppure finanzio la produzione di uno spettacolo teatrale e io ho una fabbrica di scarpe, questo è inerente. Noi abbiamo sostenuto che sì, nel senso che è comunque una forma di pubblicità che ha molto più impatto, perché ha un impatto reputazionale rispetto a quella che può essere una pubblicità tradizionale. Sono le pubblicità 2.0, e noi di questo abbiamo discusso con il nostro Consiglio Nazionale insieme all'Agenzia delle Entrate, e devo dire che abbiamo trovato un riscontro abbastanza positivo. C'era un direttore dell'ufficio normativo, si chiamava Annibale Dodero, con il quale abbiamo ragionato. Lui ci ha chiesto: scrivete un manuale, spingetevi nelle interpretazioni il più in là possibile, perché noi per questo abbiamo dichiarato che questa era una specie di contenuto di pubblicità e non come l'Agenzia delle Entrate intende di rappresentanza, che hanno una deducibilità molto inferiore. Ci ha chiesto di scrivere questo manuale, cosa che abbiamo fatto, io e la socia Irene Sanesi, che ha scritto con me il libro,
siamo arrivati a giugno, abbiamo presentato un manuale in agenzia delle entrate, ci hanno detto ci rivediamo a settembre, eliminiamo un attimino l'indice. Il problema è che ci sono state le elezioni e il direttore dell'ufficio normativo è andato in pensione. L'ufficio normativo è stato smembrato, quindi non c'è più un referente. Siamo arrivati a settembre e ci hanno detto sì, ma questa è la figlia del direttore precedente, non se ne è fatto nulla. E quindi la chiarezza interpretativa sulle questioni delle sponsorizzazioni permane. Quindi non si capisce neanche molto bene perché lo Stato da un lato ci dica e ci inviti a sponsorizzare, e anche col codice degli appalti, questo è stato introdotto la possibilità di sponsorizzare, cioè, inviti il privato a sponsorizzare, quindi a fare la propria parte a posto del pubblico, e dall'altro lato però ci tarpi le ali e ci blocchi, perché in un clima di certezza, se io non sono sicuro che l'agenzia delle entrate sia d'accordo con la mia interpretazione dei costi, piuttosto io non sponsorizzo. E quindi abbiamo questa doppia interpretazione che crea un problema e che non ci permette di avere appieno la possibilità di intervenire come privati nella produzione di attività di spettacolo, di attività culturali. Un'altra cosa che non ha fatto il settore pubblico, che ha fatto a metà, era quella dell'introduzione delle imprese culturali creative. A un certo punto, due anni fa, nella legge di bilancio, è stato introdotto un emendamento nel quale si parlava di queste imprese culturali creative. C'era una bellissima definizione che era assolutamente in linea con quello che poi anche quello che andiamo a raccontare nel libro, che non distingueva tra profit, no profit, privato, pubblico, ma semplicemente indicava chi operava in ambito culturale. Prevedeva tutta una serie di norme che ne agevolavano la possibilità di sostenibilità, la possibilità di andare a lavorare in maniera produttiva, di fare business con la cultura. Introduceva peraltro anche un bonus fiscale che avrebbe dovuto avere la sua piena avere completezza in un decreto attuativo da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in bilancio della legge di bilancio, in ufficiale della legge di bilancio. Poi l'emendamento è passato al vaglio della commissione bilancio, che ha cancellato tutti gli articoli tranne la definizione. È rimasto questo piccolissimo bonus fiscale per il quale il decreto attuativo non è mai stato emanato, e quindi vedete che il ruolo del pubblico in questo settore ha sempre una doppia faccia. Da un lato mantiene un suo fascino, perché comunque quello che si è detto all'inizio, la possibilità di andare a creare consenso, a creare comunque un elettorato favorevole tramite l'annunciazione di programmi di sviluppo di attività culturale, funziona, e questo è un dubbio. Dall'altro poi la possibilità o la volontà davvero di andare a finanziare, di andare a sostenere tutto questo è molto minore, e non tanto solo sul finanziare l'attività, che questo in linea con quello che abbiamo scritto può essere un bene, perché comunque è logico indirizzarsi verso il mercato, verso la capacità, verso la possibilità di andare a fare business, di non vedere più il mercato come il demonio e di vedere il mercato come qualcosa che contrasta con l'attività culturale. Però questo necessita di un ruolo del settore pubblico che dia chiarezza, che dia la possibilità di operare con serenità, la possibilità di operare senza avere contrasti con evidenti interpretativi con l'agenzia delle entrate. Quando ci hanno detto l'agenzia delle entrate, quando è cambiato il direttore, mi ha chiesto appunto, si trova per questioni la chiarezza, la chiarezza, le norme sono interpretate. Questo lo dice l'agenzia delle entrate, sapete, vedete come può essere difficile andare a lavorare, e questo non vale solo nel settore culturale, veramente.
E questa è la strada. La capacità di entrare nel mercato, di farsi valere e di ricevere quello che ci meritiamo. Questa è l'ultima foto che vi propongo, una foto che ho fatto io qualche tempo fa, dove da un lato c'era una deposizione di parte di Tiziano, foto bellissima devo dire, che però dal punto di vista di mercato non si è fatto valere. È un quadro, come ne possiamo trovare tanti altri. Dall'altra parte c'è un ritratto di una signora, a detta degli esperti, neanche uno dei più bei ritratti mai eseguiti, però potete immaginare che stia la Gioconda nei due lati. Perché è stata fatta comunque un'operazione di marketing sulla Gioconda, è comunque diventata un'icona, è diventato un mito. Questo paga da un punto di vista di immagine, paga da un punto di vista di reputazione, paga da un punto di vista di mercato. Se le persone vanno al Louvre, non vanno per la protezione tiziana, vanno per la Gioconda e quindi pagano un biglietto per questo. Quindi lavorare in cultura non è in antitesi con l'indirizzarsi sul mercato, sul profitto, anzi chi è capace, chi è bravo, chi ha merito si verrà sempre più premiato e questo è l'indirizzo che verso la quale si dovrà andare gioco forza, perché appunto il pubblico non ha, da un lato non ha finanziamenti, la possibilità di finanziare come qualcuno si aspetterebbe, dall'altro perché probabilmente il mondo è cambiato, il mondo non viaggia più su questi binari, quindi sarà bene prenderne atto. Grazie. Grazie. Buonasera. Allora io vorrei anche lanciare questa occasione più che per entrare nel merito di alcune parti, abbiamo già sentito tecnici molto puntuali e precisi, e un po', non dico fare provocatore, ma provare a prendere alcuni elementi che sarebbe simpatico poi verificare con un confronto. Immagino che qua siamo in un gruppo almeno di orientamento liberale, quindi siamo anche amici più divertenti quando avrei queste cose a dirle. Ci divertiamo, non lo so, però quando non hai proprio persone che perlomeno condividono la tua. La prima domanda è ritornato anche recentemente all'evidenza: ci vuole più Stato per risolvere i problemi della società occidentale, ci vuole più Stato in Italia. Il principale propugnatore di questa tesi, come è noto, Toninelli, che in qualche modo vorrei chiamare l'indizetta, già ci segna una posizione, però lui è convinto, fortemente convinto di questa cosa, ma io lo sentì in campagna elettorale, che le banche devono essere nazionalizzate nell'Italia, e veramente c'è un convincimento da parte di molti, in particolare di coloro che si trovano in difficoltà, che la soluzione ai loro problemi possa essere rappresentata dallo Stato. Questa è una tendenza che in qualche modo ha avuto una conferma negli anni, perché già in epoca fascista l'imposto di lavoro pubblico risolveva, ancora di più nel dopoguerra era lo Stato, soprattutto nelle regioni più in difficoltà del paese, in cui si vedeva lo Stato, dalla pensione di validità al posto fittizio creato con le partecipazioni statali, con la scelta che si è venuta giorno. Insomma, il tema è sempre quello. In realtà in Italia c'è tantissimo Stato. La prova è, se non metto nella montagnata di debito pubblico che ci abbiamo, se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe questa montagna di debito pubblico, ma poi nel dubbio, se vediamo anche in dettaglio le quote del PIL, cioè non c'è un aspetto. Quando guardi il nostro paese non ti rendi conto che siamo molto più simili all'Unione Sovietica, di Antropo, non così Gorbaciov, che ad uno Stato occidentale. Pensate che guardando le quotazioni di borsa delle principali società italiane, sono solo società pubbliche. O laddove non sono formalmente pubbliche, penso per esempio a Banca Intesa, hanno dietro di sé un azionariato fatto da fondazioni bancarie che ha dovuto dirci alla Corte Costituzionale che erano private, perché altrimenti non ce ne saremmo accorti. Infatti sono presiedute da ex presidenti, ex di qui, ex di là.
devo dirti che è anche una guiata più comoda che andare a fare le elezioni in 4-5 anni, perché lì ci metti giù, invece c'è la federazione bancaria e sei capace di surfare sullo statuto, allora rischi di starci anche per una ventina di anni con un'età che supera ampiamente la vita media della popolazione del paese, che è poi la popolazione più lungiva d'Europa, che siamo noi. Ed è un'altra cosa che dice lunga di quanto è malato, drammaticamente malato il nostro paese. È malato di Stato. È malato di Stato ed è uno Stato che non è solo teso a manifestare il suo potere nelle manifestazioni dirette, ma lo è anche in quelle indirette. Diceva Costa, vicepresidente della Confindustria negli anni 50, che bisogna guardare con sospetto le imprese produttive statali, ma ancora di più quegli imprenditori privati che vivono di commesse statali. Aveva perfettamente ragione. Allora, noi dobbiamo partire dal prendere coscienza, che possa piacere o meno, che la causa della crisi del paese è la presenza eccessiva dello Stato. Trovo poi singolare che ci si perda in questi temi tipo interpretativo. Dare spazio interpretativo all'Agenzia delle Entrate, devo dire a quell'altro consorzio che è l'INPS, significa dare un calascico in mano ad un bambino affamato e magari un po' assonnato, sapete, bambino assonnato, perché fanno delle cose incredibili e soprattutto non rispondono mai, mai, a prescindere di qualsiasi cosa faccia. Questo è un altro dei fenomeni di grave perdita di competitività del sistema paese, oltre che di una totale sfiducia nei confronti dello Stato, perché se questi sono farabutti non capisco perché devono riconoscere lo Stato, una dignità dello Stato, che pure una certa cultura, prima risorgimentale e poi fascista, aveva cercato di instillare negli italiani, ma noi molto astutamente abbiamo fatto finta di crederci, ma non ci abbiamo mai creduto fino in fondo. Perlomeno una parte del paese, segnato dalla linea gotica, ha fatto finta di crederci, qua purtroppo si deve crederci. Purtroppo perché? Perché la storia, questo territorio ha avuto la fortuna di essere stati amministrati dall'impero austriaco, no? L'Austria Felix, quella che all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, segnò la più grande fioritura della cultura, delle arti e delle scienze nel mondo occidentale. Tutto il pensiero delle scienze sociali moderne, anche dell'arte, è debitore alla scuola austriaca, alla scuola di Vienna. Anche se poi ovviamente la retorica risorgimentale dipinti come cattivi, bla bla bla, bla, bla eccetera. Noi, io sono piemontese, avevamo i Savoia. Avere i Savoia era come vivere sotto una dittatura terrificante, una monarchia cinica, una monarchia che non ha mai finito una guerra con gli alleati con cui l'aveva iniziata, una monarchia che ha fermato le leggi razziali. Quindi siamo abituati ad un rispetto verso lo Stato che dalle mie parti è persino cortigiano, cioè l'importante è che poi se non è re, agnelli, non fa niente, non sia qualcosa da adorare. Qua invece c'è un senso dello Stato che è di tipo restitutivo e inclusivo. Perché la cultura interessa allo Stato? In realtà interessa allo Stato da pochissimo tempo. Interessa allo Stato, secondo me, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, e interessa perché sono intervenuti due fenomeni generati, guarda caso, dalla rivoluzione liberale del tempo. C'era più da mangiare, perché la bellezza della rivoluzione liberale era che la condizione degli operai per la lode di Dickens era molto migliore di quella dei loro nonni che morivano di fame in campagna. Questi almeno morivano di fame in città. Non che io stia dicendo che erano ottime le loro condizioni, rilevo che le loro condizioni erano molto migliorate rispetto a quello che c'era prima, ma poi la letteratura non dipinge in cose diverse. Allora, la cultura è diventata rilevante quando? Quando è venuto meno il presidio di controllo delle popolazioni basata sull'idea di religione. Cioè il tracollo della religione, che è avvenuto in forme diverse sparse in Europa, qui parlo a livelli della popolazione, ha costretto la classe dominante a sostituire lo strumento di controllo del popolo attraverso la religione, anche dei popoli di Marx, ma in realtà basterebbe ritornare alla visione di Lucrezia, della natura della superstizio, per capire quanto la religione è stato uno straordinario controllo di inibizione della libertà, delle libertà personali, per arrivare allora a dover pensare il potere come controllare le persone.
Il venire meno delle regioni insieme all'acquisizione di cultura, la lettura, insomma, la scolarizzazione, ha portato evidentemente alla coscienza, alla consapevolezza, parlo di queste cose di cui calavano nelle masse, nelle popolazioni, non che erano nelle liti, in cui ovviamente ti davi le commesse perché da giocare l'uno contro l'altro nei saluti buoni del quadrilatero, per quello dire, no? E questo ha portato ad un'attenzione alla cultura che prima non esisteva. Attenzione alla cultura che prima si è fatta legata al tentativo di fondare una nuova religione. La nuova religione era prima per il re e poi dopo è diventata per la patria. Cioè la patria è stato il nuovo concetto di religione e la patria aveva bisogno di un'identificazione tipo antropologico-culturale che trova nella cultura, nella letteratura, perché è un'entità linguistica, ma anche nelle forme dell'arte, uno straordinario momento di collaborazione. Quindi la cultura è diventata fondamentale come strumento di controllo, fino a quando l'hanno capito benissimo nel Novecento che era cultura, ma doveva essere anche comunicazione, no? Diventava la cultura interattiva, che è il ministro della cultura, Goebbels, questi percorsi qua. In Italia si è realizzato per un fenomeno particolare, oltre alla cultura come strumento di controllo, nella straordinaria capacità di comunicazione del periodo fascista, perché Mussolini è stato uno straordinario comunicatore nella sua epoca storica, io sono liberato, non dite che poi detto che ha fatto delle cose, comunicava benissimo. Il mio nonno l'aveva portato a Germania perché aveva voluto prendere la tessera del partito da liberare. E quindi si è presentato anche come quello il tema del bene culturale. Perché bene culturale? Ma perché era l'enfasi della Romanitas. Cioè tu hai scoperto il problema del bene culturale, il codice di conservazione del bene culturale, non per un istinto colto di amore verso la cultura come la teniamo oggi, verso il patrimonio culturale come heritage come teniamo oggi, ma perché era strumento per creazione di una identità culturale, cioè rendeva più plastica l'idea della nuova religione del patriottismo. E quindi è lì che la cultura, intesa come tutela del patrimonio culturale, ha preso un valore, perché era il feticcio della romanità. Tutto ciò è passato dal fascismo all'Italia fino al 68 senza soluzione di continuità. Io ricordo che ancora da bambino, io sono del 61, ci facevano, quando andavamo a scuola elementare, fare attente riposo, cioè le stesse cose che facevano durante il fascismo, erano dei balilla, cioè non c'è stata soluzione di continuità della società fra il fascismo e l'epoca successiva, fino alla grande rottura dell'epoca del 68 e quello che è avvenuto poi dopo. Ecco, la cultura si è spalmata, che la cultura in Italia si è spalmata in questo modo. Non uno strumento di controllo, uno strumento laico, quindi viene diventato prevalentemente nella lotta fra Stato e Chiesa per il controllo del potere, ma anche poi uno strumento legato alla trasformazione del bene culturale, proprio perché preordinata una nuova religione laica, fino all'esasperazione poi nel nazismo, ma nel fascismo è più sottile perché è legato a una dimensione del culturale, all'esasperazione del bene culturale come feticcio e quindi la creazione, nel senso proprio di Lévi-Strauss, dell'antropologia culturale, dei totem e dei tabù. Guardate che i totem e i tabù nella cultura hanno resistito, creati in quel periodo, hanno resistito trasformandosi nel controllo fino ad epoca recente. Noi dobbiamo ad uno dei più grandi geni del cinema dell'Italia del dopoguerra, che è Paolo Villaggio, la distruzione di un tabù drammatico, cioè quello che l'arte, siccome veniva proclamata da chi si reggeva dalla parte giusta, era automaticamente bella, buona, indiscutibile, la famosa corazzata Potiomkin, che sicuramente è curiosissima, però non è che, voglio dire, le opere di Wagner siano poi... Però questo dice lungo su come c'è stato questa influenza statalista. Cosa è successo? Che l'ideale di patria, insieme a Chiesa e Famiglia, perché c'è un ideale molto conservatore di destra, nell'evoluzione degli anni, in particolare da quando la sinistra ha preso la sinistra che si era pensata come tale, ha preso il potere nel 68, e questi ideali adagio adagio si sono costruiti, non quello di Chiesa e Famiglia, che sono poco gestibili nell'evoluzione anche della società e del nostro tempo, ma l'idea di patria è diventata un feticcio importantissimo della sinistra. Io rimasi impressionato quando ci fu il festeggiamento del 150 anniversario
a vedere come la sinistra si sia appropriata di un tema che ha fortemente combattuto fino al 1968, il tema di patria, attraverso il feticcio della Costituzione, no? Benigni, che è uno dei principali comunicatori della sinistra di un certo tipo, la posizione è bellissima, la posizione è magnifica, cioè di nuovo la trasformazione di qualche cosa in un totem e parlare contro un tabù. Noi stiamo vivendo nella cultura gli epigoni di questa sensazione. Settis, che è sicuramente l'esponente di spicco di una visione della cultura in senso alto, che sicuramente è uno storico dell'arte straordinario, ha una visione della cultura di questo tipo, che è legata a questo macro fenomeno. In particolare per queste persone la contaminazione con la dimensione economica è tabù. Uso volutamente queste categorie antropologiche perché altrimenti non comprendiamo la dialettica. Persone che hanno fatto della loro vita, della loro mission, il loro core business, cioè di preservare, no? E invece, di nuovo, il cuneo economico, non perché io sia un economista, anzi, osservo quanto l'economia in questi ultimi tempi in particolare sia entrata in un territorio oscuro fatto di scientismo e non di scientificità, con l'incapacità degli economisti di essere scienziati, ma il tentativo di essere quasi alchimisti, chiamerei, no? Però perché l'economia ha aperto un culo? Ma perché l'economia, come dice la grande economista Irving Klotsky, alla fine è lo strumento con cui la borghesia afferma le libertà. E allora è come quando tu c'hai una vena otturata da un embolo che mi è capitato recentemente, e il sangue trova un'altra strada, cioè scorre. Ecco, l'economia è stato, in particolare il mercato, sono i cardini con cui si è intaccato questo tabù della totemizzazione, dell'estraneità della cultura rispetto alla dimensione della realtà. E allora ci si è chiesti se la cultura e il patrimonio culturale potevano essere realizzati anche in termini di efficacia ed efficienza del loro, adesso qua, del loro che cosa, del loro godimento, della loro valorizzazione, della loro tutela, della loro fruizione. Certo, l'idea della tutela, che era preordinata alla totemizzazione del sistema fascista, è un'idea che poi la sinistra ha fatto propria in modo esasperato, lì per giudicare la superiorità dei metropolitani rispetto al popolo, no? Insegniamo noi, no? Così giusto o meno. Però che fosse per un fine, la romanità o per un altro fine, sono io il tuo demiurgo, quello che ti, sono io il tuo sacerdote laico che ti sa spiegare le cose, ma comunque sia, questa cultura era una cultura che non accettava, anzi non doveva confrontarsi con la realtà. Era quasi un atto simoniaco portarla a contatto con la realtà, perché le categorie sono quelle dell'antropologia religiosa applicata alla devianza del controllo del potere. Ora, è stato invece proprio attraverso l'apertura di queste difficoltà legate anche alla presa di coscienza della popolazione che si rifiuta, cioè il fatto che ci sia stato un eroe come Villaggio che ha avuto il coraggio di dire che era una crociata con Chiompi, appunto non mi piaceva tantissimo, che ha consentito di distruggere, cioè di affrontare dei tabù e distruggere il tutto. Quindi una straordinaria iniziativa di libertà. Iniziativa di libertà che ha aperto allora la domanda a quello di dire, ma forse quando noi parliamo di cultura, di patrimonio culturale, il tema è uno solo ed è quello della sua ottimale fruizione. Perché solo la fruizione include al proprio interno il fatto che il bene debba essere tutelato, ma non ci può essere tutela del bene se non è fruito, perché altrimenti è imbalsamato, e per definizione l'imbalsamazione è l'antitesi della vita. Non ci può essere fruizione senza che ci sia valorizzazione, perché si vede che viene riconosciuto, come ho detto prima, il valore. Quindi ti devo fare sopra, lui l'ha chiamata marketing, io lo chiamo lo storytelling. Le Havaianas sono diventate le Havaianas quando si è messa in piedi Madonna. Prima li portavano soltanto i poveretti delle favelas di Rio e vi garantisco che nessuno non è le Havaianas. La cassola faceva schifo, perché era un piatto da schifo che si mangiava, non è, perché non c'erano niente, erano i residui. Da noi in Piemonte la finanziera è una schifezza, non coraggio di dire facendo, ma adesso è scicchissima perché no, è lo storytelling, non è la verità, è la rappresentazione della verità.
Schopenhauer. Ciò detto, finalmente si è aperto qualche cardine e allora complice anche una cosa bellissima, cioè il fatto che i soldi siano finiti. Questa sembra una cosa magnifica, perché il soldo finito significa che viene meno quel presidio di eliminazione della libertà delle persone. Quindi la crisi, no? Come dice l'Angelo, porta tutto scandalo a venia. È veramente bellissimo che ci sia questa crisi, è bellissimo che, guardate, l'università dalla crisi dei finanziamenti sta uscendo fuori fortissimo, perché abbiamo fatto fuori una fuffa pazzesca di colleghi che erano lì solo perché, insegnando, dico, diritto delle geografie antiche invece che diritto commerciale, stavano sempre in università, si spartivano le torte, mentre quelli di diritto commerciale andavano a fare l'avvocato e avevano comunque un soldo. Il problema è che poi questi ragazzi non sapevano fare diritto commerciale perché ne hanno fatto troppo poco, e allora li importiamo gli avvocati inglesi, no? Allora questa dice lunga su come il mercato, che ridando libertà ridà salvezza. Come portare libertà nella cultura? Beh, innanzitutto, nella cultura e gestione del bene culturale, innanzitutto per quale motivo sono profondamente convinto, e cerco adesso di dare proprio quella motivazione, del fatto che quella che senti giudica l'orrenda economicismo, l'orrenda gestione non pubblica del patrimonio culturale e l'orientamento della cultura sia invece fondamentale per la loro cultura. Il primo è una cosa che voi credete nel settore locale, l'ho fatto anche io, assessore bilancio di Milano Ferrato, tanti anni fa, ci terrorizza, e l'effetto Corte dei Conti. Guardate che oggi la Corte dei Conti, lungi dall'essere quello strumento di presidio, di controllo, di comportamenti, di virtuoso, di protezione, è un autentico tribunale di davanti al quale tu sei talmente paralizzato e terrorizzato per la strambità di quello che ti può succedere e il fatto che poi cada su attacchi personali su di te, proprio il metodo dell'intuizione, che tu semplicemente non fai più. Io sono stato nominato recentemente presidente della Fondazione Mauriziana, che è proprietaria della Prazia di Caccia di Stupinigi, l'hanno fatto perché c'è un buco cronico, vogliono vedere se io ho le doti di stampatore di monete, ma no. E ho visto che la Fondazione Pubblica è un soggetto a controllo del proprio conto. Io alzo le mani, il mio interesse non sarà. Non potrò permettermi l'uso di gestire la palazza di Caccia di Stupinigi con quelle decisioni che servirebbero rapide, tempestive, decise. Io devo stare attento a non avere problemi con la Corte dei Conti, sono solo ordinato. Allora, il primo motivo per cui la gestione di un bene culturale in capo ad un ente pubblico non può funzionare è l'effetto della Corte dei Conti, ovvero il fatto di dover seguire le regole del diritto amministrativo. Nessun imprenditore, e qua parlo di una terra di imprenditori anche molto solido perché la componente agricola per qua è rilevante, nessun imprenditore potrebbe gestire un'impresa seguendo le regole del diritto amministrativo. Sono proprio fatte per un'altra roba, non per gestire le cose. Quindi o noi portiamo, riconduciamo la sfera della gestione dei beni culturali, una sfera che non sia soggetta delle regole del diritto amministrativo, oppure è ad un altro tribunale della Corte dei Conti, il tribunale dei conti che rendono, oppure non andiamo da nessuna parte. I conti però non è detto che reggano, perché? Perché la cultura effettivamente può presentare delle difficoltà ad andare in equilibrio economico. Però intanto questo non è vero per tutti, quindi cominciamo a separare chi ha bisogno e chi non ha bisogno. Ricostituente non devi dare anche già di sanare robusta costituzione, dallo semmai a chi ne ha bisogno. Quindi cominciare a separare questa logica di dare finanziamenti dato dallo Stato per la cultura guardando i grandi bisogni. E poi come li do? Ecco, questo è il punto centrale. Come li do? E oggi non funziona, perché oggi il sistema è prettamente orientato al fatto che io conosco il decisore della spesa. Sei pubblico tanto quanto sei costretto a rendere conto, a parlare, a fini giornali. Se sei una fondazione bancaria fai quello che vuoi. Per quel che il segretario generale della Fondazione CRT, le erogazioni delle fondazioni bancarie sono sulla base di procedure, processi, ma alla fine quello che vuoi, soprattutto poi quando scadi, vai ai cittadini a farti votare. Hai tutto una serie di meccanismi di governance che sono stati genialmente gestiti dal grande capo delle fondazioni bancarie che era stato per 3 anni. E quindi funziona che tu fai queste cose senza quella cosa importantissima che è l'accountability, cioè rendere conto di quello che fai. Non per un fatto di giustizia, per un fatto di efficienza, perché rendere conto ti
stupore di cercare di gestire le cose nel modo meno possibile. È il motivo per cui fallisci, hai reso conto che non sei capace di fare qualcosa. Allora, l'idea è quella di dire: non è più importante che venga finanziata l'offerta, cioè il soggetto, ma deve essere finanziata la domanda, cioè il cittadino. Ritenendo che intanto bisogna distinguere fra quello che c'è bisogno che abbia l'aiutino perché non ce la fa e quello che invece ce la può fare da solo, e ricordando che oggi non più come 50 anni fa che la gente andava al ristorante alla prima comunione, alla cresima, al matrimonio, ci va tutti i giorni, si spendono. Adesso per fare discorsi un po' di gustoniani, ci sono i ristoranti pieni per la crisi, però effettivamente la capacità di spesa delle persone oggi, e da, diciamo dagli anni 80 in poi, è significativamente diversa da quella di prima. Quindi c'è una capacità di spesa rispetto all'offerta culturale molto più elevata. La vedi nelle vacanze, la gente spende in vacanze cifre che non spendevano. Io lo osservo in modo positivo. Di questa è proprio l'ultima che vuol dire il charge, cioè di dire ma pagati tu quello che vuoi comprarti al prezzo che costa. L'altra cosa invece che vuol dire, no, ci sono o iniziative culturali, programmi culturali che non hanno una sufficiente capacità di attrazione, ma sono convinto io, decisore pubblico, che li devo sostenere perché la fruizione di questo bene migliorerà la qualità della vita della mia società, aumenterà la coesione sociale. Io ho fatto antropologia in questo senso positivo, non di deteriore controllo del potere, ma di positiva proposizione del senso di appartenenza. Ed ecco che allora incomincerei a dire: non che finanzio, come mi è capitato di vivere in Piemonte, il Museo dell'Ulivo di Montagna in Valsusa, perché era l'ho chiesto, poi ho detto che diventa altamente perché il maggiorente locale rilevante, l'hanno sgridato, così li ha presi. No, gli ostellari sono fatti dalla parrocchia, mi sembrava una roba che era più seria dell'Ulivo, la parrocchia di Montagna, ci sta l'Ulivo di Montagna, a differenza del caffè, non l'ho ancora visto. E quindi, evidentemente, c'è un bisogno di finanziare l'offerta. Come? Usando questa roba che si chiama il voucher. Purtroppo il voucher per noi il sinonimo è una roba tremenda, è quello con cui sfrutti i poveri bracciati agricoli. Poi se CGL prende qualcosa nel mirino non sopravvive niente, quindi avrà anche se il voucher nel mirino. Questo voucher non c'entra niente con quello, è un modo di dire, guarda che tu quando vai al museo tal dei tali, che costa magari anche 30 euro l'ingresso, poi però arrivi lì e paghi in due modi, tiri fuori la tessera sanitaria della regione a cui appartieni, la metti davanti ad un lettore ottico e ti dice scaricati 28 euro che è il finanziamento o sovvenzione che ti dà lo Stato, la regione, chi volete, comprare lì e poi tu cacci 2 euro in contanti. Voi dite ma perché mi complichi gli affari con questa roba? No, perché intanto consegue due obiettivi importanti. Primo, che quando un signore va a vedere qualcosa sa che il valore economico di quello che va a vedere vale 30 euro e non vale 5 euro, 2 euro, 3 euro. Due, l'altra percezione che hai è che lo Stato effettivamente sta facendo qualcosa per te. Quindi dopo tutto queste proclame degli statalisti sono il primo a riconoscere l'importanza del ruolo dello Stato quando fa il suo dovere, che è quello di usare la fiscalità generale per ridistribuirla in funzione dell'aumento della coesione sociale. La terza cosa è dal fatto che la persona va lì in libertà e non va lì perché, io mi ricordo, liceo eravamo deportati a Torino a vedere Pirandello al Teatro Stabile. Io non sono uscito più da andare a vedere Pirandello, adesso qua a Stabile, perché era tanto lo shock del, mi ricordo del film Mattia Pescara, e poi io torno in Italia. Abbiamo programmato al Teatro di Londra, certo. Il direttore era l'attore, sì, però sbagliamo, spero che non portiate gli studenti del primo no, del secondo del secondo anno del liceo. Quindi anche queste forme di violenza non servono a trasmettere. Tutti noi abbiamo odiato i promessi sposi nel secondo liceo, abbiamo amati dal quinto, perché è un tema di maturità. C'è anche la cultura che devi saper proporre in modo corretto. E purtroppo per questi totemisti della cultura era un mostro sacro e ci facciamo fare le nende nel primo liceo. Potete capire cosa mi fa le nende nel primo liceo. Con tutto ciò, poi mi sono detto dopo. Cioè, quindi è un tema di valore della cultura invece che di imposizione.
libertà. Poi un'altra cosa bella nella gestione dei musei fatti da organizzazioni private, diciamo anche senza finalità di profitto, così evitiamo che la parola profitto possa inquinare tutta la progettualità, quindi che non abbia finalità di profitto, sarebbe quella di evitare un gigantesco conflitto di interesse. Quel conflitto di interesse, quello fra lo Stato che ti dà i finanziamenti e lo Stato che controlla, che poi, essendo lo stesso interrogatore del servizio, che venga condotto in modo corretto. Quindi c'è in questo un sistematico conflitto di interesse che in una separazione è diviso. Questo poi c'è anche tanti altri campi, istruzione, eccetera, ma come detto non è questo momento di interno. Si potrebbe così introdurre all'interno della funzione del patrimonio culturale, oltre alla capacità di conseguire quei valori di coesione, di integrazione sociale, di miglioramento delle persone, che sono un valore in una società, sono quello che chiamiamo il capitale sociale di una società, che è la capacità di stare insieme e di riconoscersi come comunità, potremmo soprattutto attivare un fantastico percorso che è quello della chain creation, per dire della creazione di catene di rete. Mi spiego meglio. Quando tu hai un'attività come la fruizione di beni culturali che in mano di un privato, il quale in parte è finanziato dal voucher se si ritiene per motivi di premio del voucher, poi può darsi che riuscire a dire vabbè, io devo servire questa cosa, devo tutelare il bene, perché poi non è che chi in privato sia privo di spostare, altrimenti va bene la fiduzione quando fa queste robe, non è che sia forse. Poi non pare che il fatto che compresi pubblica la meno conservata meglio che se questa da privati con fiduzione, si cade un muro, te la vanno a discutere, vedete che poi lì è molto più veloce. Tra l'altro, quando vedi che sta per cadere, non devi fare il bando in europeo, che sono 120 giorni che c'è la corsa al bar, qualcosa di stato, sospensiva e spiantina, e uno dice allora di farlo, lo faccio secondo una cosa più conveniente. Questo è sempre l'effetto della burocrazia, di come è proprio ontologicamente impeditiva della capacità di gestire correttamente i beni culturali. Ma l'altro grande vantaggio è quello che tu potresti far nascere lì una vera e propria filiera di servizi accessori. Si crea un'iniziativa di piccoli imprenditori, di ragazzi che fanno la guida turistica, che ti spiegano la storia, che ti fanno la navetta, che ti portano questa cena. E l'esplosione di quella che noi chiamiamo la circular economy o la smart economy, che è fatta di tante piccole iniziative, spesso frutto sul piano digitale, che ti aumentano tantissimo la catena dell'offerta di quello che fai e che tu compri on demand. No, il tema del bed and breakfast, il tema del car sharing, sono questi temi di circolarità che genererebbero maggiore valore aggiunto, questo è tutto un valore aggiunto, ad alto valore aggiunto perché non investi in infrastrutture, investi in lavoro delle persone, ma anche avrebbe un significativo impatto in termini di occupazione, perché daresti occupazione a queste discipline territoriali nuove che oggi semplicemente non esistono più. In un paese sclerotizzato in una gerontocrazia che se non è legalmente corrotta, lo è certamente moralmente, l'ultimo spazio ridotto di ascensore sociale che è rimasto è quello delle start-up, quello dell'innovazione, quello dell'imprenditorialità. Quindi diventerebbe anche un modo per riuscire a dare a questi giovani che hanno lì una qualche possibilità di provare a fare qualche cosa, non da sussidiati ma aiutati. Ma vi dirò di più, potrebbe anche servire questa cosa per dare un significato a questa indennità del reddito di cittadinanza. Perché? Perché se non altro, oltre ad offerte di lavoro, mentre tu sei reddito di cittadinanza, vieni un po' a scuola, vieni un po' a vedere queste cose, e poi alla fine esci, ti faccio anche un questionario facile, per la verità, per vedere se hai capito l'inizio, non hai capito, fai un altro giro, da chi stiamo parlando noi. Cioè, usare il reddito di cittadinanza di default, perché me la vedo dura che qualche sanno, trovi lavoro dopo 3, 4, 5 offerte di limiti, usarlo per un per dire facciamo un'operazione culturale, portiamoli a vedere che cosa i loro antenati erano stati capaci di fare. Cioè, è un modo comunque per aiutare un apprezzamento della cultura, e quando si fa cultura non sai come, non sai perché, ma qualche cosa viene sempre fuori, perché l'albero si vede dei suoi frutti e i frutti della cultura sono frutti che hanno fatto crescere la società umana sempre nella storia. Chiudo quindi dicendo che l'Art Bonus, che è un'iniziativa molto discussa, molto considerata, come ricordava prima, in realtà è un esempio di come la strada dell'inferno si è costellata di buone intenzioni.
L'Art Bonus, che ha un suo significato perché premi i soldi dati alla cultura, ma come bello, quindi ti do un premio anche io come Stato, e poi in qualche modo spinge un CCN questa roba dell'accountability, perché devo convincere qualcuno dei miei soldi. Tra i dati dell'Art Bonus sono stati deludentissimi, perché poi fa fatica andare a convincere i privati, molto meglio andare dall'assessore regionale o dal presidente della fondazione bancaria di turno, perché c'è i soldi. Con una fava, prendi, non una, non un piccione, prendi uno terosato, quelli che avevano la cultura perché ti fa il bacio. Ma soprattutto perché questa bonus non funziona? Perché porta più denaro ad una macchina profondamente inefficiente, che è la macchina che produce la fruizione di servizi pubblici attraverso le regole della burocrazia, no? Attraverso l'effetto pubblico. Quindi l'idea qua è quella di dire proviamo su base volontaria a sperimentare una stagione di voucher. Sono convinto che questo, insieme alla politica di charge, cioè ognuno paga quello che può se ha certi livelli di reddito, sia l'unica strada che dobbiamo intraprendere, ma con estrema urgenza come paese, non per risolvere il problema della cultura, che pure è un problema regionale, ma per sopravvivere. Oggi il nostro paese è ridotto allo stremo. Siamo nelle peggiori condizioni della nostra storia, sul piano demografico finanche peggiori del periodo della guerra. Non abbiamo mai avuto una regressione della durata media della vita come stiamo sperimentando in 24 anni. La vita media sta diminuendo. La Fornero ha avuto fortuna che è andata via, perché sennò come faceva a sostenere ancora il presidente, se prima, perché lì cavalcava che aumentava la vita media. È diminuita la vita media. Sulle nascite non commento neppure. È una debacle demografica, ma diminuisce la vita media, capite? È il dato drammatico del declino del nostro paese, che è un segno di un disagio della società devastante. L'ultimo precedente che conosciamo fu quello della popolazione della Tasmania, che si estinse perché si intristivano quando gli inglesi colonizzano la Tasmania. Si sono estinti, si intristivano e non facevano più figli. Stessa cosa successe agli indigeni della Terra del Fuoco, no? Non sottovalutiamoci. Allora come possiamo andare fuori? Dobbiamo ridare la libertà, anche a costo di fare qualche piccola ingiustizia, perché tanto non stiamo vivendo un sistema che è profondamente ingiusto, ma profondamente ingiusto, anche a della sofferenza di tantissime persone. Io chiedo al tuo assessore al bilancio, ma cosa non gli è girato nello stomaco quando ha visto 12 miliardi di una gestione disgraziata del Comune di Roma, finiti in capo allo Stato e a voi non lasciate neanche spendere i soldi che avete per il patto di stabilità? Ma poi non è un tema di giustizia, è un tema di sostenibilità sociale dei provvedimenti che non possono più durare. Abbiamo bisogno di distruggere lo Stato che fa, altrimenti lo Stato finirà di distruggere la nostra società. Io mi rendo conto che fu una situazione gravissima da inaudiano, ma sono convinto che qua l'unico vero grande problema del paese è lo Stato. Lo Stato che fa, lo Stato che regolamenta tutto, lo Stato che toglie libertà. E questo Stato di fatto di dittatura statalista che ci pervade e che è stato una mitridatizzazione che si è svolta lentamente negli anni. Un po' da destra, un po' da sinistra, però ogni anno ce n'è qualcosa di più. E quando si è andata a spesa pubblica i famosi tagli lineari, di chi sosteneva che con la cultura non si mangia, tanto per intenderci, con quei tagli lineari che cosa ha fatto? Ha tagliato l'unica parte decente della spesa pubblica, quella di investimento, per far dilagare questa parte produttiva su cui devo dire che il reddito di cittadinanza ha fatto il capello. Ma almeno potrà servire magari a portare al museo. Grazie. Questo intervento bello deciso contro lo Stato. Volevo fare un interventino anch'io brevissimo, perché mi sono venute in mente un po' di cose tanto che vi ascoltavo. Sono ancora più estremista direi dei nostri relatori. Addirittura io l'articolo 9 della Costituzione lo abolirei anche in realtà. E vorrei poi anche sentire poi magari dai nostri relatori cosa ne pensano del valore legale della laurea nei concorsi pubblici, il canone RAI che secondo me è un abominio, il sussidio al cinema italiano, e se magari anche
sono d'accordo con me che anche addirittura opere come il Colosseo, Notre Dame a Parigi, che se non so se sapete la notizia, è crollata oggi in seguito a un incendio, se potessero queste grandi opere anche essere privatizzate con quelle conseguenze. E comunque volevo fare un interventino breve sul sistema scolastico, secondo me è la cosa più assolutamente la situazione più grave in Italia, ma un po' in generale nel mondo. E secondo me proprio stiamo sbagliando proprio completamente nel fatto che abbiamo un sistema completamente rigido che non si innova. E secondo me, per esempio, le materie principali, proprio le principali che sin dalle elementari si dovrebbero studiare, dovrebbero essere principi basilari di economia e finanza, che secondo me, ma anche principi proprio microeconomici base, elementari, che mancano agli elettori che votano i nostri politici, che fanno scelte contenenti logiche, e poi anche i politici stessi. L'inglese, che è una cosa fondamentale, studiamo ore magari il latino e il greco, quando l'inglese ti apre, e si studia davvero malissimo in Italia, ti apre le possibilità infinite, e anche la possibilità di andare a studiare e trovare risposte incredibilmente maggiori. Io qualsiasi ricerca che faccio su Google la faccio in inglese, e quando voi cercate la stessa cosa in italiano trovate avete un decimo delle possibilità che ho io. Oppure so l'inglese, adesso sto facendo un corso di Harvard gratis. Harvard è una università privata che offre gratuitamente un corso online dove hai 5 cameraman da angolature diverse, la lavagna che ti esce in sovrimpressione quando guardi il corso. Sono cose eccezionali e sono cose offerte dal privato, non dal pubblico. Quindi, e poi programmazione. Pensate che in Cina programmazione dalle scuole primarie è obbligatoria. Secondo me era il software, programmazione, tutto ciò che oggi è richiesto al mercato del lavoro. Nessuno conosce in Italia praticamente, ci sono aziende che chiedono. E poi perché studiamo, non so, 5 ore di latino a settimana, quando, e di greco magari, quando con la metà delle ore di programmazione a settimana imparresti lo stesso livello di logica, perché studi latino, non so, per aprire la mente, per anche magari per chiaramente imparare meglio l'italiano, ma aprire la mente, imparare la logica, no? La sintassi, ma anche nei linguaggi di programmazione che poi ti sono utili effettivamente nel futuro, imparare queste cose. Secondo me i bambini cinesi oggi che studiano programmazione, che è obbligatoria, saranno 20.000 volte più avanti rispetto agli italiani. Quindi magari io sbaglio, mettiamo che io sbaglio, che siete d'accordo, non siete d'accordo con me, e magari dovremmo studiare ancora di più Manzoni e l'Iliade e l'Odissea, che secondo me, se anche un ragazzo che cresce non sa neanche cosa sono Manzoni, l'Iliade e l'Odissea, ma conosce inglese, programmazione e altre cose, secondo me sarete completamente in disaccordo. Ma mettiamo che ci fosse la possibilità di avere due scuole che offrono queste due formazioni completamente diverse. Pensate all'eterogeneità nel sistema scolastico, formativo, la specializzazione diversa di persone diverse, la mescolanza di culture e di pensieri all'interno dello Stato. E finisco leggendo un brevissimo estratto che mi è capitato di leggere proprio ieri, di Gordon Wood, per quanto riguarda la mancanza di direttive dello Stato, cosa può comportare. Noi siamo non vediamo neanche la possibilità, non capiamo come possa essere senza uno Stato che ci dice cosa dobbiamo studiare, come deve essere il mondo essenzialmente. E mi è capitato l'altro giorno di leggere questo brevissimo passo di Gordon Wood, I figli della libertà, il saggio, alle radici della democrazia americana. Nessun popolo del mondo occidentale aveva smantellato il proprio governo più compiutamente degli americani della giovane repubblica. Con il tempo la distribuzione della posta divenne l'unica attività grazie a cui la maggioranza dei cittadini si accorgeva dell'esistenza del governo. Nei 3 o 4 decenni dopo la rivoluzione, uomini e donne americani che avevano conquistato l'indipendenza si riunirono costituendo centinaia se non migliaia di nuove associazioni volontarie a fini benefici, associazioni artigiane, caritatevoli, per la prevenzione del pauperismo, orfanotrofi, società missionarie, marittime, territoriali, bibliche, associazioni contro l'alcolismo, per la pace, per la repressione del vizio e dell'immoralità, per il soccorso delle vedove indigenti, per la promozione dell'industria, insomma a favore di tutto ciò che era buono umanitario.
Non esisteva nel mondo occidentale nulla di simile alle centinaia di migliaia di persone che si ritrovavano ogni anno nelle svariate associazioni volontarie e discutevano di tutto. Le organizzazioni sociali si diffusero a tal punto che alcuni, come William Chapman, temettero che i loro principi sociali potessero minacciare quella individualità di carattere che era così importante per gli americani e costituiva il vero fine di ogni azione sociale. Ma Channing e altri non avevano motivo di preoccuparsi, in quanto molti membri non tardarono a ridefinire il loro rapporto con le associazioni volontarie. Anziché offrire tempo e energia alle associazioni caritatevoli, come in passato, molti cominciarono a offrire denaro. Le società si trasformarono da mutue associazioni in organizzazioni fiduciarie e chi aveva intenti filantropici poteva far parte di molte società allo stesso tempo. Il denaro era in grado di moltiplicare i rapporti sociali degli individui e al contempo di allentarli. Questo è un esempio di civiltà senza Stato che si educa, si prospera e poi abbiamo visto che oggi è diventata quella civiltà più potente, più anche culturalmente influente del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, forse oggi un po' in declino, il welfare state, sempre, presenza sempre più preponderante dello Stato. Ho finito, comunque. Rimangono le domande anche ai relatori che appunto chiedevo. Il valore legale della laurea, dei corsi pubblici, il canone RAI, sussidi al cinema italiano, privatizzazione di grandi opere, cosa ne pensate di questi? O poi se avete commenti su quello, sulla lunga digressione che ho fatto. Grazie. Prima cosa che ho avuto in mente sulla questione dell'insegnare economia e finanza elementare, che il mio maestro ci aveva portato in classe gli assegni circolari e gli assegni bancari per spiegare se come funzionavano, e io sono più veloce, dai, sono del 64, del 61, e quindi il nostro maestro già un pochino era avanti in questo. Mio padre lavorava, era direttore di una filiale di banca in cittadina di Ligure, io mi ricordo le domeniche mattina che andavamo in filiale ad annullare questi assegni da portare poi a far vedere ai compagni di classe. E un'altra cosa che mi viene in mente, non sto rispondendo alla domanda, sulla questione delle telecamere di Harvard, riferita alla cultura che va sul mercato. Mi è venuto in mente che Berlino Philharmoniker ha un teatro che credo sia di 2000 posti, che sarebbe economicamente insostenibile i costi che hanno di gestione. In realtà loro sono una società potentissima e ricchissima perché loro semplicemente rivendono i loro concerti filmati ad altissima definizione, da qualsiasi angolatura, vendono questi abbonamenti in tutto il mondo, quindi moltiplicano all'infinito la possibilità di avere degli spettatori dei loro concerti, quindi puoi assistere alla prima dei filarmoniche in Australia, puoi guardare l'oboista come si muove, inquadri tu l'oboista, e allora con questo ci fanno soldi, banalmente, e quindi la possibilità di sostenersi dal punto di vista finanziario esiste anche in questo campo. Le domande non me le ricordo più. Essenzialmente anche solo quella più emblematica, privatizzazione di grandi opere, come si potrebbe essere qualcosa di contemplabile? La proprietà credo di no, sulla gestione diciamo, sì. L'episodio del Colosseo, credo che Tozzi, il Colosseo, credo che meriti. Sì, già Tozzi ha avuto i suoi problemi a finanziare il restauro come sponsorizzazione, tant'è che dopo di lui tutti gli altri grandi marchi della moda che hanno finanziato il restauro di grandi opere hanno scritta carattere pubblicitario che erano irrogazione liberale, non solo sponsorizzazione, perché proprio per quello di cui vi dicevo prima, dei problemi con l'Agenzia delle Entrate. E quindi dicevo, dal punto di vista della proprietà, non credo che sia gestibile vendere il Colosseo come ha fatto Totò, è complicato. Sulla gestione, in effetti, una gestione privata potrebbe funzionare meglio. È anche vero che poi dopo ci ritroviamo. Gestione fatta da chi? Da società di diritto privato, da associazioni, da fondazioni, quindi da attività che devono essere profit o non profit. Ovviamente credo che dovendo andare sul mercato si parla di società che profit ovviamente. E
Tecnicamente sì, poi materialmente se avverrà mai, credo. Nell'istruzione la possibilità di avere un'istruzione completamente libera con gli indirizzi completamente differenti che competono con quelli che ci sono tuttora, come quelli che ipotizzavo io, per esempio, che era solo un esempio, di studiare cose completamente diverse, che integrano cose completamente diverse che la scuola italiana oggi neanche pensa di poter introdurre. Anche quindi l'idea teorica, sì, bello, non so come sia materialmente gestibile un controllo, però una possibilità di comparazione tra le cattedrale. Sì, però se parliamo di mercato del lavoro arriva poi molto tardi, quindi è vero che poi alla fine ci potremmo ritrovare con gente inadeguata per un mercato, anche perché il mondo sta andando viaggiando in maniera molto veloce, quindi se noi adesso... Per questo bisogna innovare, che il mercato del lavoro oggi... Questo assolutamente sì, però come innovare... perché riesce a starci dietro, ma con un sistema statale non posso fare. Giungo alle domande che fai tu nel capitolo. È giusto costruire un polo petrolchimico ad Augusta attraverso il sito archeologico di Megara? Sarebbe utile consentire la destinazione alla Rede Chateau del Collegio dei Gesuiti di Trapani, oggi abbandonato? È giusto affittare alla Microsoft il sito di Sedimonte per la propria convention? O a qualche stilista l'uso della fontana di Trevi come sfondo per una sfilata? Per quanto mi riguarda, la risposta è 4 sì, però se vuoi articolare... Certamente uno dei grandi problemi del paese non sollevò ancora i grandi Inaldi, è il tema del valore legale nel titolo di studio, che è una cosa anacronistica, molto grave, molto negativa, nessuno di noi lo usa più. Sul piano di istruzione partiamo da un dato di fatto. Peggio di così non potrebbe andare. 100.000 ragazzi formati lasciano l'Italia per trovare lavoro. Siamo un paese con il più basso tasso di laureati sulla popolazione giovanile, eppure vanno via. Il mercato del lavoro non assorbe questi laureati, sono due motivi che non assorbe. Da una parte evidentemente perché non gli servono, altrimenti li assorberebbero. L'altra cosa è perché non c'è più il mercato del lavoro privato. Questo è l'altro dramma drammatico. A parte, se voi vedete, l'occupazione tra pubblico, semipubblico, riferibile al pubblico, o perché sei una concessionaria. Perché in una concessionaria, perché cosa succede? Che anche se sei privato, ma se ti arriva uno che ti dice che ha un buon rapporto col sottosegretario, che c'è il figlio, mette dentro, ma avete detto quello che voleva fare quel lavoro o quello che ha il figlio? Ma avete detto il figlio? Questo è il problema che io chiamo della corruzione morale del paese, che non è penalmente rilevante, ma è devastante. Perché ha piegato tutto a delle visioni non tese a guadagnare, ma tese a sopravvivere, perché non c'è più mercato, perché il paese è profondamente bloccato in uno statalismo di fondo, ma veramente molto più profondo e più potente di come noi lo possiamo immaginare. Non abbiamo idea di quanto sia pervasivo analitico, ma in tutto. Quindi il tema è assolutamente, va cambiato il sistema formativo, probabilmente la scuola doveva essere pubblica quando dall'altra parte c'erano soltanto le scuole religiose e il mio nemico era Pio IX e io avevo bisogno di conquistare Roma. Ma siccome sono passati 150, 160 anni ormai questa roba qua, forse potremmo andare verso delle scuole gestite da privati. Io non avrei paura di dire anche for profit, non profit. L'importante è che garantiscono dei livelli di servizi minimi, soggetti a controllo, con del personale che abbia non ricevuto, come dire, non abbia vinto il concorso di ruolo. Scegliti tu chi vuoi perché devi competere su mercato, però mi devi dimostrare che hai delle conoscenze di base e poi dopo, più che dire con l'AVO questo vale 100, quello vale 20, se ci fa con l'università, dico io con l'AVO ho rivelato queste cose, però io poi come IMU magari ti faccio vedere come trovano da lavorare i miei ragazzi, in quanto tempo e con questo stipendio, e allora all'AVO devi fare una pernacchia, perché preferisco che mio figlio sappia lavorare piuttosto che trovi bene lavoro, piuttosto che sia codificato come un pesce di batteria che va bene come fanno loro. Bisogna anche pensare che oggi l'istruzione ha davanti a sé una scommessa di innovazione devastante, disruptive. È profondamente sbagliato insegnare come abbiamo insegnato fino ad oggi. Non ha più senso fare le lezioni frontali, usare le slide. Oggi impari attraverso l'utilizzo della multimedialità in un diverso. Voi quante cose avete imparato guardando sul piano scientifico, botanico, biologico, animalistico, BBC, National Geographic,
National Geographic, lo stesso noiosissimo Alberto e Piero Angela, tutto, cioè ormai, ma pensate quando c'è ACDC su Rai Storia che raccontano, io non mi ricordavo la storia della fine dell'Impero Romano, però la ACDC ho rivisto Norio, la crisi, la sconfitta di Decigo, cioè, ma veramente con la filmografia la rende anche per i ragazzi molto più interessanti. D'altro canto, perché vanno a vedere la parodia della storia a Las Vegas quando c'è Caesar Palace e non li ha puoi dare nell'originale? Quindi occorre ripensare le istituzioni. Quello che tu hai detto è l'uso di Coursera, il problema di Coursera, di internet. Oggi la conoscenza è una commodity, banalmente così, da tutti googolati. Quindi il compito primo della scuola, che era quello di dire, è la conoscenza come ridotto sapienziale, iniziatico, quasi pitagorico, l'accademia, non esiste più. Oggi l'università, io sono convinto che fra 20 anni vedremo una moneta di università pari alle farmacie negli ultimi anni. Perché? Perché è cambiato il modello di selezione all'università, sta in piedi senza fare networking. Quindi è un luogo di libertà, di networking, di incrocio, di competenze diverse, dove il fisico e il dialogo digitale si combinano in nuove forme di produzione di conoscenza, che poi è il modo per condividere la complessità. In New facciamo una pubblicità che mi è piaciuta tantissimo, io sono un pessimo comunicativo, sono un economista, che dice, cioè, se andate a vedere la metropolitana la vedete, adesso non più perché siamo pieni di iscrizione, l'abbiamo tolta, se no non c'è altro che prendere gente, che c'è scritto: i 10 mestieri più importanti di oggi 10 anni fa non esistevano. Ed è assolutamente vero. Però qua do una risposta, veramente ti dico qualcosa, sono sempre che sia messo d'accordo. Guarda che oggi le elite a Oxford, a Cambridge, non si laureano in economia, in giurisprudenza, ma si laureano in PPE, che vuol dire Philosophy, Political Science and Economics. Cioè tu non studi più una disciplina, ma studi tante discipline perché tu hai una problematica. I corsi estivi ad Oxford e Cambridge per maggio, sai solo cosa sono fatti. L'anno scorso c'era un corso monografico, le lettere all'uccello di Seneca, perché danno l'imprinting dello stile manageriale. Allora, quello che tu dici è l'alfabetizzazione di base che è necessaria, ma se tu pensi che l'alfabetizzazione di base sia sufficiente, non prendi il treno per diventare e il treno per diventare elite, fortunatamente in Italia, la nostra generazione lo prendeva ancora, perché facendo un liceo classico, pur sbagliato nei metodi didattici, sbagliato nell'approccio, inappropriato nella violenza fatta ai ragazzi, perché far studiare, cosa faceva studiare al ginnasio, greco e latino, assoluto greco, era una violenza, uscivano fuori persone e distruggevano, no, ti distruggevano, era disegno, o lui era un genio, io mi ricordo, ho studiato come un pazzo, proprio, ma morto, no? Non respiravo, non vivevo, mi hanno segnato. Infatti io ho odiato la cultura in quel momento, dopo l'ho un po' recuperato. Poi qualche giorno, magari l'altro professore di italiano, mi dice, una vecchia zitella cattivista, anche delle sperlonine, tremendo. La mia credenza non era anche fisica. Quindi io sono convinto che il latino, il greco, cioè la cultura classica, sia in definitiva, ma qua perché ritorno al tema antropologico e culturale, l'unica barra diritta che puoi tenere. Se non avessimo avuto i classici, la superstizione religiosa che ha dominato l'Occidente dall'avvento del cristianesimo fino all'illuminismo, forse sarebbe durata molto di più, perché non avevamo i classici. Non potevamo pensare che forse quelle erano tutte rappresentazioni. Io non voglio entrare nel merito di chi ha fede, di chi non ha fede, il discorso, però la separazione fra religione e laicità è il pilastro. È stato possibile solo grazie alla città, e Gentile aveva pensato ad un grandissimo centrarsi per formare l'elite, talché ancora oggi i nostri laureati sono i più apprezzati all'estero, ma per la robustezza degli studi che hanno fatto nel college, cioè nei licei, e non dopo. Il problema di oggi che cos'è? È che tanti che escono dal liceo classico non sanno delle cose di base elementare, cioè c'è una distruzione culturale terrificante, allora vuol dire che il modello non funziona più. Credo che sia giusto andare per mondi. Uno sceglie sui mondi e poi sa che quando va a fare l'esame della sua università deve rispondere ai mondi. Quella era una domanda provocatoria, perché sono stati 4 no.
nella realtà. Non può essere proprio sì. Ma solo chi non ama un bene può desiderarlo morto, mummificato in fritto. Se tu ami il tuo animale, non tieni la sua vita in casa, no? Lo vuoi da vivo. La cultura è l'essenza dell'essere vivente, che trascende la persona per farsi coinè, veramente comunità, è qualcosa che trascende te stesso, ma nel tuo prossimo ti fa identificare come noi invece che come io. È una dimensione financo demo-etnografica, perché noi siamo abituati a vivere nella tribù, quindi no, io ti raccomando di leggere un po' di noi, questa è la topologia culturale che oggi stanno ritornando anche in teoria delle imprese come solito di studio di nuovo, più che di informatica, le cose che fanno così da sapere. Quindi la speranza è che impariamo a dire qualche sì, però la gente non parlo della, adesso non vorrei essere preteso, della Padania Felix, direi in latino Olim Felix, una volta presa, perché adesso anche noi stiamo messi molto male fuori da Milano. La gente in Italia non ce la fa, è conservatrice, impreparata, è furba ma non intelligente, cioè, c'è stato troppo disvalore e poi soprattutto chi era deputato a tenere la schiena dritta non l'ha tenuta. E quando le istituzioni non sanno reggere, allora tracolla tutto. Ma non tracolla, perché la gente ha bisogno di qualche sentenza. Io mi ricordo che la mia nonna mi diceva, prima diceva, visti bene, poi trucco, fa come che preve dis, ma io che preve fa. Cioè fa come il prete dice, ma come il prete fa, no? Allora mi sembra un po' eccessivo, ero anche nella fase del mio parlo con un sapone, e poi quello che è venuto fuori adesso c'è da avere lo spavento, no? Cioè occorre veramente che le persone imparino ad avere un po' di senso critico. Infatti sai qual è la nuova laurea che stiamo pensando di mettere adesso in lui? Non è l'economia, né psicologia, né antropologia. Noi non ci laureiamo più in una disciplina, roba del Novecento. Cerchiamo di introdurre problematiche. Adesso il corso che stiamo negoziando è Critical Thinking and Problem Solving. Ma ritorniamo a che cosa? Ritorniamo alla cultura gentiliana del grande liceo classico che diamo gli strumenti per essere resiliente. Mentre noi abbiamo imparato soprattutto ad essere resistenti. E via la differenza. Ci sono domande? No. No, sono giù. Si sente? Ci sentiamo. Ci sentiamo. Do atto e ringrazio per questo. Do atto e ringrazio per questa serata. Che l'ha organizzata di altissimo livello e di un profilo veramente, come dire, molto interessante. Se devo fare un appunto, è che adesso era un po' che non parlavo la sala, ma l'audio e il video si fanno un po' desiderare, quindi magari se faccio io un mezzo autogol, no, la motivazione è perché la gestione è pubblica. No, ma dicevo, se si riferisce a. Se vuole riferirsi il amico Lorenzo Maggi all'assessore alla cultura, magari se vuole rifarsi a questo. E dicevo, estremamente interessante, a partire dal titolo, poi è stato anche disambiguato, nel senso che è veramente. Il titolo è ambiguo, no? No, ambivalente, scusate, ambivalente. E ambivalente, più ambivalente. È una domanda, un titolo ad effetto, una domanda retorica che presuppone una risposta, che è no, che no. E non nei due significati più prevalenti. Stasera si è molto legato sul pubblico come il pubblico non privato, che non ha sempre ragione, anzi. Si esce a dire che il pubblico non privato ha quasi sempre ragione. La cosa può essere più o meno condivisa, ma così. Ma anche l'altro pubblico non ha ragione, ed è il pubblico del mercato. Ed è il pubblico che
che segue le varie mode culturali, che non ha sempre ragione. Quindi anche il mercato, non solo il pubblico, ma anche il mercato non ha sempre ragione. Non ha sempre ragione. Ho sentito stasera, al di là della veramente profondità delle argomentazioni portate dai relatori, ho sentito alcune provocazioni che sono state dette in premessa, qualcuno l'ha detto, no? Faccio qualche provocazione. Qualcuno invece non l'ha detto, ma l'ha fatta grossa, no? Ha fatto delle grosse provocazioni innominabili, quindi accettiamole come tale, che altrimenti è stato detto, tutto. Il che è tutto dire. Sulla scuola ha già dato la risposta, il professor Miglietta ha già dato la risposta, credo precisa e puntuale. In fatto di provocazioni però ne dico una ed è, io penso che la cultura sia un diritto. La cultura sia un diritto e come tale, siccome stasera non si è sentito assolutamente questo, non ho sentito una volta sola dire che la cultura è un diritto. E quindi se è un diritto, questo diritto bisogna garantirlo. Bisogna fare in modo che lo si garantisca. E siccome ho sentito cose condivisibili e cose meno, ma anche cose molto interessanti, e più che la cultura, è la fruizione della cultura, è la fruizione della cultura, quindi quello che il pubblico deve fare, amico, come ti chiami? Dito del Duca che sei giovane? No, Dito del Luigi, no, non lo chiamarti di nome. Vabbè, quello che veramente la cultura, la scuola deve fare è questo formare un pubblico responsabile, consapevole e critico. E se poi andiamo al di là della cultura, voi avete fatto discorsi molto interessanti, veramente molto interessanti, però non molto praticabili sul territorio, nel senso che noi ci siamo nelle associazioni che si picchiano di essere di promozione culturale e cercano di farla proprio per arrivare a quella fruizione. Bene, allora dicevo, su questo il pubblico, in questo caso, ecco perché chiedo all'amico di rivolgersi all'assessore alla cultura fare in modo che quando ti capita di trovarlo, fare in modo che ci sia questa aiuto, questa dimensione nella sussidiarietà orizzontale che ho sentito stasera ed è molto interessante, la sussidiarietà orizzontale, cioè quella che non dall'alto ma dal basso crea dei presupposti di fruizione culturale che devono essere in qualche modo come dire facilitati dall'ente pubblico, non con delle erogazioni ma facilitate in determinate situazioni. Ecco, bene, allora se questo è riferiamoli a chi lo può fare. Grazie comunque, è estremamente interessante veramente. Pur non condividendo, ecco, grazie per la domanda.
anche perché peraltro trovo una, se mi permetti, una sorta di contraddizione tra, perché non è obbligatorio evidentemente essere liberale, tra quanto tu, come dire, hai sostenuto, lui è il presidente, il Deus Ex Machina dell'Università delle Tre Età, che ha una missione nobilissima, che è quella di, come dire, cercare di diffondere cultura con un calendario accademico anche piuttosto intenso presso la popolazione anziana. Lo fai pagato, giusto? Quindi per venire da te bisogna iscriversi, giustamente all'università delle Tre Età, quindi pagato. Quindi questa è l'applicazione concreta del fatto, quindi delle teorie che sono state sostenute questa sera, che mi sembra sia il diritto, anche lì poi bisognerebbe anche, come dire, intendersi, se fosse davvero un diritto, come dire, assoluto, dovrebbe essere gratuita anche l'iscrizione all'università delle Tre Età. Poi bisognerebbe capire cos'è un diritto. Dal punto di vista liberale i diritti sono diritti negativi e non diritti positivi, quindi no, dal punto di vista liberale, credo di poterlo dire tranquillamente senza alcuna blasfemia, non è un diritto la cultura, i diritti sono diritti negativi, ce ne sono tanti altri, ci sono professori universitari che potrebbero tranquillamente spiegare meglio di me, il che non vuol dire che non debba essere sviluppata, agevolata, fluita il più possibile, però no, filosoficamente se si è liberali non si crede che è un diritto. Totò voleva vendere il Colosseo, il problema è che non era proprietario, si stava parlando del pubblico e dello Stato che evidentemente, per quanto provocatorio, ha la proprietà di un bene, come dire, in questo caso patrimonio culturale, che può tutto legittimamente, senza arrivare al Colosseo, arrivare a prendere in considerazione l'ipotesi di esternalizzarlo, privatizzarlo, eccetera. In caso ha sempre ragione, ma non lo so, dipende cosa vuol dire. Il problema sono le mode, il problema è che il mercato, se è un mercato, come dire, libero, se anche fa una moda che tu non condividi, non ti procura assolutamente nulla. Se c'è lo Stato che ti impone una moda, perché ci sono, come dire, anche da questo punto di vista ci sono fior di mode teatrali, culturali, musicali, eccetera, lo fa con i tuoi soldi e quindi con la tua eccezione. La vera differenza, che probabilmente spesso ci dimentichiamo, è che lo Stato, la politica, l'ente locale, lo stesso comune agisce con tecnicamente la coercizione, perché utilizza soldi di altri senza chiedere permesso, decidendo dall'alto come devono essere utilizzati. Il mercato, se è un mercato, lo fa con libere scelte volontarie di consumatori e produttori, e c'è una bella differenza. Però se volete aggiungere voi la risposta. No, ma anch'io trovo che in realtà siamo molto allineati, cioè le ha catturato, mi piace perché l'ha catturato nella prospettiva di chi lavora proprio sul territorio, nell'animazione della cultura, questo concetto del voucher, cioè, e quindi della sussidiarietà dei risultati. Il voucher è proprio lo strumento ideale per favorire, cioè, per esempio io riterrei molto giusto che fronte della rete che viene pagata potesse essere per esempio fiscalmente deducibile dal reddito, perché questo è una cosa che lo Stato è bene che favorisca, ma non perché poi per la tua libertà, quindi non ti dico che devi andare lì o là o altrove, e quindi ha ragione lui, perché guai quando lo Stato ti orienta, ti devi dare lo strumento per poter fruire, e proprio ha detto delle cose, guarda, io mi sembra che mi abbia reso un pochettino meno incomprensibile, quindi sussidiare il totale ma con i voucher, non che lei va a patteggiare con l'assessore della cultura il contributo che le danno, ma che invece del cittadino, e questa è l'idea rivoluzionaria, perché è un po' una rivoluzione copernicana, per parafrasare Kant, perché noi siamo abituati al one to one con chi ha il colore della borsa invece che la libertà del cittadino, e questo è stato un grandissimo passo avanti favorendo questa società orizzontale, proprio è fondamentale. Aggiungo solo una cosa, e più che dire che la cultura è un diritto, ma il diritto è la possibilità di avere la cultura, perché in genere i diritti sono le possibilità di fruire di qualcosa, poi sta a noi scegliere se approfittarne o meno. Sull'economicità anche delle cose, io avevo chiuso l'articolo con sul come finanziare anche le attività culturali, che noi ci aspettiamo molto spesso appunto la caduta a pioggia dei finanziamenti pubblici, ma se proprio dopo quando dovremmo andare da qualche parte siamo a caccia del biglietto maggio, se invece imparassimo a far sì e imparare che pagare un biglietto è la prima forma di finanziamento della cultura, forse cominceremo a ragionare in maniera diversa.
Sulla questione della decisività di Arendt, io ho un mio cavallo di battaglia che sono anni che propongo in qualsiasi commissione, cultura e bilancio, che è quello di, ci sono valangate di studi che certificano il fatto che la cultura fa bene a certi tipi di malattie, all'Alzheimer, all'invecchiamento precoce. Perché possiamo dedurre dalla dichiarazione di farmaci omeopatici, perché non possiamo dedurre il biglietto del museo come spesa medica? Così ti incasiamo le piccolissime precisazioni, poi la prima della fontana di tre minuti così. Occhio davanti a quello del capo. Eh sì. Stai parlando del capo. Sì, sono lì. Stai parlando del capo. Qua. No, io ho delle esperienze professionali, più di 30 anni in un ente pubblico, funzionario dell'assessorato alla cultura. Tra l'altro mi risulta che gli assessorati alla cultura sono ancora molto attivi, anche il più piccolo paese dell'Italia c'ha il suo assessorino alla cultura che pensa alcune cose, se poi le realizza o altrimenti si viene il fatto che è assessore alla cultura. Però la possibilità che, appunto in questa mia esperienza, ho trovato in collaborazione con il privato che metteva a disposizione il budget per fare delle iniziative, però ecco, c'era sempre la condizione che andava trattato di che cosa fare, che cosa voleva lui, e poi bonariamente, con estrema eleganza e delicatezza, chiedeva sempre una visualità, chiedeva sempre un ruolo della sua immagine e altre cose che avevano queste caratteristiche. Però ecco, la cultura, una cultura che vive anche di ricerca, di sperimentazione, una cultura che vuole scavare delle cose, capirle, studiarle, approfondirle, spesso non tiene conto di questi risvolti. Allora, ad esempio, dall'esperienza che io ho fatto, non c'era possibilità di ricerca e di conoscenza della musica contemporanea se non c'era la possibilità economica da parte dell'ente di promuovere questi settori. Non c'era la possibilità neanche di fare ricerche sulla musica elettronica, di quelle cose che servono, come sono servite a suo tempo le sperimentazioni delle avanguardie storiche, delle neoavanguardie. Duchamp non sarebbe stato Duchamp se non c'erano alcune condizioni di sviluppo della cultura, quella anche un po' difficile da far capire e da fare. E queste esperienze hanno fatto sì che ci si occupasse anche di attività espositive esclusivamente per i giovani che uscivano dalle accademie, e questa era una cosa molto importante in questi periodi storici. La mia esperienza parte dagli anni 70 e poi arriva fino a pochi anni fa. Era un'esperienza fatta su Milano, una città che aveva particolari radici nella cultura, particolari esperienze dal punto di vista istituzionale. In buona sostanza, quello che io ritengo sia opportuno fare è un adeguato equilibrio fra la presenza del privato e un, lo chiamo un controllo culturale o un controllo di qualità da parte dell'esperto che viene coinvolto in qualche modo forse dall'ente pubblico. Un po' queste sono le cose con le quali si è lavorato per anni e anni con le strutture culturali, degli enti pubblici. È un'esperienza che ho vissuto e ho vissuto anche con particolari, soddisfazioni, e però mi appassionavo anch'io molto di più se nel lavoro che facevo, se nelle ricerche che facevo, trovavo e scoprivo la novità e promuovevo quelle cose che difficilmente altrimenti potevano arrivare a un pubblico, anche se di nicchia, ma è in libertà anche per un pubblico che è di nicchia ad aver soddisfatto le sue esigenze. Non è che adesso voglio difendere Eisenstein per la corazzata Potemkin, ma Eisenstein rimane sempre quel grande maestro del montaggio cinematografico, il deus ex machina dell'utilizzo della macchina da presa in quel periodo. Villaggio lo stimo e lo apprezzo per il testo che lui ha scritto,
e per il fatto che era anche amico di Fabrizio De André. Il resto poi erano i figli che facevano il viaggio. Domanda a voi, spiegato. Mario? Dopo spiegato. Sì. No, volevo fare... Ecco, no, volevo fare un commento, premesso che mi trovo abbastanza d'accordo anche per l'esperienza personale con l'intervento privato nella cultura. Lorenzo sa di quello di cui parlo. Praticando di persone. Il discorso, però, a un certo punto, man mano che la discussione avanzava, mi venivano un po' di dubbi. Nessuno ha parlato di investire, cioè investimento, nel senso che è una cosa del privato, l'impresa investe, io operatore che ho la mia società che produce tondini di metallo, investo, ci metto i miei soldi come imprenditore, ci metto dei miei soldi, non quelli dei terzi, no? Invece è quello che un po' manca in questa narrativa, cioè chi, il privato che investe nella cultura alla fine appariva un po' come l'assalto alla diligenza. Io non voglio il Colosseo, ma io voglio gestire il Colosseo. E quindi praticamente io comincio ad aggredire sotto varie forme il pubblico, sotto forma di beni culturali, di altre cose, anche di fondazioni sinfoniche magari, no? Per entrare a gestire qualcosa che però, diciamo, è comunque sempre qualcosa che non ne appartiene e esce un po' dalla logica dell'impresa classica, che è un tema liberale molto, molto chiaro anche. E quindi a me è mancato un po' questo elemento, no? E quindi per dire in un altro modo, come si definisce questo mercato? Il mercato deve entrare nella cultura, no? Il mercato è anche l'artista singolo che non si finanzia, ma aspetta comunque che arrivi un mercante a comprare il quadro, oppure una sedicente fondazione che fa finta di fare mecenatismo ma fa mercante d'arte, o l'ente pubblico che rifinanzia la mostra, ma sta lì. Anche questo è un mercato, perché io come artista, faccio un esempio, questo è un classico delle arti figurative, io come artista non, tipicamente faccio fatica a investire su di me, aspetto sempre che i terzi lo facciano. E anche questa è una forma di mercato mancato da parte di un operatore culturale, di un operatore artistico, che è l'artista stesso, per esempio, no? E quindi a me in tutta questa narrativa mancata un po' questa definizione un po' più precisa di che cosa sia effettivamente il mercato. E poi la figura dell'imprenditore culturale vero, cioè dell'imprenditore culturale che non assalta il bene pubblico e aspetta di togliere lacci e lacciuoli, su cui sono perfettamente d'accordo con quello che si è detto prima, per rendere il sistema più snello, ma quella non è impresa culturale, quella è gestione della cosa pubblica passata in mano ai privati, ma si perde una nozione particolare di cultura che invece dovrebbe essere, come dicono gli inglesi, embedded nella narrativa. E quindi se non definiamo esattamente che cos'è questo mercato e togliamo fuori l'investimento dalla voce mercato, non è più un mercato. Diventa una sostituzione di centri di potere con altri centri di potere basati su grandi aziende, sponsorizzazioni, quello che probabilmente fa funzionare molto meglio tutto, ma che alla fine non è un mercato, perché il mercato è l'imprenditore che investe, prende dal suo portafoglio dei soldi e li mette nell'impresa. E questa cosa purtroppo è ancora, probabilmente a livello di sistema non è ancora abbastanza evidente in modo da poterla rendere esplicita. Grazie. Partendo da quest'ultimo aspetto, noi distinguiamo nella teoria economica tre tipi di industrie culturali, perché altrimenti si fa fatica poi a trovare un filo rosso, come giustamente lei pensava. Il primo è il settore della fruizione del patrimonio culturale della cultura, che è la prima industria culturale ed è rappresentata tipicamente da musei, biblioteche e teatri. Quindi questo è il mondo che ha determinate logiche, determinanti esegire, insomma, ha delle specifiche determinanti economiche, dove il ruolo del pubblico oggi è pressoché totalitario, sarà un'eccezione, ma anche se abbiamo magari delle fondazioni che gestiscono i teatri, così, ma sono poi di lanzatura.
Un secondo livello è il settore delle industrie di produzione culturale, che hanno un loro mercato, a differenza di quello che è un mercato proprio più orientato alla fruizione, al godimento e del patrimonio culturale e della cultura, ed è rappresentato dall'industria del cinema, dei visual, dei media e dell'editoria in senso generale, no? Queste produzioni di contenuti culturali hanno delle loro regole di mercato, direi proprio distinte da quelle viste prima. C'è poi un terzo settore, che è un settore importantissimo, il settore delle industrie creative. Noi per settore delle industrie creative intendiamo tipicamente tutti quei settori produttivi laddove, partendo da una componente culturale e anche artistica, si trasformano e si elaborano queste componenti in una godibilità di un prodotto che è di pregio in quanto incorpora dentro di sé la componente culturale ed artistica. È il cosiddetto made in Italy. Cioè, quando noi pensiamo alla forza dell'Italia, pensiamo a quattro settori, uno non c'è quasi più che quello dell'automotive, ma gli altri sono rappresentati, li chiamavano le tre A, adesso chiamano le tre F, perché in inglese che sono furniture, che vuol dire i mobili, il design, però il mobile vale perché è di design, per quello che incorpora nella sua creatività, nel suo essere artista. Parliamo di fashion, ma lì di nuovo il campo non è bello perché è bello il tessuto, ma è su un tessuto, su una lavorazione bella per la creatività, e poi il food. Oggi, se ci pensate, il cibo è diventato un tema di pura rappresentazione, di nuovo c'è un tema antropologico culturale dietro che lo rende, cioè bollito. Bollito era proprio la roba della gente povera, oggi è una roba magnifica, da queste parti non devo dire, no? Allora, è chiaro che ci sono tre profili diversi. Il tema è che, e l'ho visto anche detto prima forse dal signore che ha questa esperienza in modo di cultura, il tema vero è, gli dice, ma il pubblico deve controllare la qualità, ma io preferirei che la controllasse un privato informato. Preferirei che il pubblico si facesse carico del fatto di dire, io ti dico secondo me com'è la qualità. Guardate che la grande rivoluzione, per esempio, nella qualità dell'offerta turistica l'ha fatta TripAdvisor o Booking, perché tu adesso vedi le recensioni, hai un'opinione, cioè devi essere informato, e questa è la bellezza dell'approccio liberale. Il pubblico è importantissimo perché deve definire le regole e deve favorire la più ampia fruizione possibile della cultura. Ma dov'è che come dire, deraglia il pubblico, il nostro paese deraglia normalmente? Quando decide che allora è meglio che se ne occupi lui direttamente di che cosa devi finanziare, di fare io le cose, di gestire io le cose. E cioè io quando sentivo Tony Lella l'anno scorso dire è caduto il ponte di Genova perché è gestione privata. Intanto io mi ricordavo che erano appena caduti i ponti pubblici l'anno prima, cioè quello sulla Valassina e l'altro che con la Cuneo che sono stati carabinieri per Milano, quelli erano pubblici. Ma poi soprattutto non ci si rendeva conto che quei ponti sono caduti, certo per situazione del privato, ma perché è venuto meno il ruolo essenziale dello Stato, che era di controllare che fossero fatte le manutenzioni. Allora, il problema non è più Stato, ma è stato nel giusto, ecco, laddove lo Stato giusto ci deve essere. E questo sono quasi inaudiano, non è che noi liberali odiamo lo Stato, noi non sopportiamo lo Stato che invece di regolare la vita sociale delle libertà, definisce le libertà. Questo è l'ancora di fondo. Ed è quello che negli anni 70-80 avevamo perso di vista. Cioè pensare che c'era, come lei ha detto prima, un esperto che ti dava, che ti diceva cos'era la qualità. Non sono d'accordo, perché la qualità, questo che diceva, ma il mercato ha sempre ragione, sono le mode. Ma se il mercato è fatto di libertà, ha ragione in quel tempo. Il barocco per molti contemporanei era una roba orrenda, una roba per noi invece è una cosa bellissima. L'arte con Basquiat e Warhol erano considerati tremendo, orrendi, e invece sono diventati dei contributi. Allora è bene che lo Stato deve informare, deve garantire la qualità dell'informazione, no? È la base dell'economia dell'informazione. Ma poi dopo il liberale crede che debba essere il privato a decidere se andare da lui all'università delle terze età o andare a Sant'Angelo di Logiano se c'è un altro. L'importante è che, ecco, gli do gli strumenti per poter accedere a quello che decide lui, a quello che decide il privato. Quindi anche questa visione degli anni 70, in cui si fecero cose grandi e belle, però di nuovo, non erano certamente una prospettiva di libertà delle persone,
e di libertà della cultura. La cultura è libertà prima di tutto, no? Libertà cercando, diceva anche il poeta. Lei poi ha fatto un accenno al mercato dell'arte, e qui ci andiamo a complicare la vita enormemente. Ma perché? Il mercato dell'arte è un mercato è importante. No, faccio delle domande che è un caso che conosco bene, lo studio è l'advisor fiscale dell'Associazione Nazionale delle Gallerie d'Arte Moderna Contemporanea, quindi devo dire che è un mercato molto opaco, un mercato che si è intortato su se stesso che è causa del programmare, è un mercato che in questo caso sì, secondo me avrebbe bisogno di qualche regola, ma per funzionare meglio e per essere più prospero, perché alcune semplificazioni senz'altro, alcune è un mercato che, nel quale l'intervento pubblico sarebbe necessario anche dal punto di vista fiscale, banalmente il primo esempio che mi viene in mente, che è quello che viene citato spesso da tutti, è la diminuzione dell'IVA sulle importazioni, che noi in Italia è al 10%, in tutti i mercati concorrenti, Francia e Italia al 5-5,5%, abbassare l'aliquota in questo caso vorrebbe dire aumentare enormemente il gettito. Perché adesso noi abbiamo il 10% di niente, perché se noi dobbiamo importare un quadro dagli Stati Uniti e non lo importiamo in Italia, lo importiamo in Francia, poi con la libera trasferibilità dei beni ce lo mettiamo nella macchina, ce lo portiamo a casa, la paghiamo 5, ma avremmo pagato 10, nessuno lo farà mai. E quindi un intervento regolatore in questo caso ci potrebbe essere, ma anche mi viene in mente il trasferimento delle opere tra privati, che in questo momento è esentasse in Italia, ma con l'Agenzia delle Entrate pronta a intervenire e a dire che chi fa questo genere di operazioni molto spesso viene considerato commerciante e a quel punto pienamente tassato. Probabilmente in questo caso avere delle qualche regola poca e chiara che tolga le armi all'Agenzia delle Entrate e che permette ai collezionisti di fare queste operazioni pagando il giusto, probabilmente in questo caso semplificherebbe. Il mercato dell'arte è un mercato molto complicato, molto, soprattutto che ha vissuto e vive ancora in maniera molto opaca, e secondo me in questo caso non funziona, e lo vediamo nel mercato italiano. In Italia andiamo a comprare un quadro, ci chiederanno, a parte le gallerie più grandi, se vogliamo la fattura o se vogliamo risparmiare l'IVA. In Inghilterra non esiste che non ti facciano la fattura, eppure là il mercato funziona benissimo. Probabilmente dovremmo imparare qualche cosa. Se no parlo anche senza però per lo stesso. Allora, io vorrei fare anche le notte di greca di latino al ginnasio a me piace la vita. Che io proprio verso quelli che ho proprio amato. Tra l'altro il fatto di studiare latino greco, se posso permettere una provocazione, non implica il fatto di non essere, di non studiare informatica. Io di lavoro faccio il programmatore, mi occupo di sviluppare modelli matematici proprio di calcolatore, però il fatto di aver fatto il liceo classico non solo non è stato a detrimento di questa cosa, ma anzi mi ha aperto la mente. La capacità di problem solving che dà il fatto di interpretare una versione di greco è qualcosa che aiuta veramente tanto quando poi ci si trova a dover risolvere gli integrali quando si fa ingegneria, piuttosto che poi appunto sbattere la testa in problemi informatici. È la proporzione e anche la mancanza poi delle nozioni base di altre materie. No, il problema è che e questo lo diceva prima il professor Vietta, il problema è che la velocità di evoluzione del mondo è talmente tanta che quello che ho studiato all'università oggi non serve a niente. Perché oggi tutto quello che c'è è talmente nuovo che o io ho la capacità di correre e capire come entrare nel nuovo problema, e questa cosa me l'ha data la capacità di apprendere che ho preso facendo il liceo, perché altrimenti quello che io ho imparato all'università oggi non mi servirebbe per niente, perché oggi ormai è cambiato tutto e quindi quello che conta non è quello che mi viene insegnato dal punto di vista operativo, ma la capacità che ho di imparare. E questo penso che sia una cosa che la scuola di oggi purtroppo sta perdendo molto, insegnare ad imparare più che insegnare nozioni. Ma non era questo il discorso, vi volevo fare una domanda al professor Miglietta in merito ad un dilemma che mi ponevo appunto fin dai tempi del liceo, e cioè trovo assolutamente molto bello e molto condivisibile
la sua idea sul fatto di dire il singolo, il privato, e lui che deve andare a cercare la funzione culturale. Non può essere lo Stato a farne una violenza che dice cosa è cultura, cosa no, quindi cosa sovvenziono e cosa no. Per cui molto bello appunto questo discorso, di dire il discorso del voucher, il discorso appunto di questa sussidiarietà orizzontale. Però c'è un, io ci trovo un vulnus in questa faccenda, che è il discorso del, però l'individuo di suo, per avere questa capacità di discernere e quindi di scelta, partiamo dal presupposto che ce l'abbia innata o partiamo dal presupposto che comunque la scuola debba dare una base culturale? Perché se la scuola comunque gli deve dare, diciamo così, un imprinting culturale, io penso che questo sia abbastanza indispensabile, cioè la scuola ha un ruolo di dovermi un po' insegnare a fruire dell'arte, a fruire della cultura, e purtroppo torniamo al punto di prima, perché a quel punto se la scuola mi deve insegnare qualche cosa, qualcuno deve decidere che cosa mi deve essere insegnato, ripeto, tolta la parte nozionistica, parlo proprio della questione culturale. E allora chi lo decide? Alla fine lo decide ancora lo Stato. Cioè ci deve essere un ente che a un certo punto stila dei programmi ministeriali, cioè che dice un sapere minimo che deve essere insegnato. E quindi allora di nuovo se è lo Stato che decide che si deve studiare la Divina Commedia piuttosto che il Manzoni, piuttosto che il Fu Mattia Pascal, piuttosto che mettiamoci qualcos'altro, in un certo qual modo è ancora lo Stato che mi sta facendo violenza perché ha deciso lui che cosa devo studiare anziché, che ne so, gli scritti o di poeta cinese o quant'altro. Ecco. E quindi il discorso è fino a che c'è, torniamo al punto di prima, cioè torniamo di nuovo al punto che c'è comunque sempre qualcuno che dall'alto decide cosa è cultura e cosa è no. Mi permetto prima del professor Michietta di collegarmi al tema che aveva, come dire, iniziato, aperto. Anche qui la soluzione è molto semplice, basterebbe liberalizzare i programmi scolastici e basterebbe avere un sistema di istruzione in competizione con i mille modi che possono essere di voucher, di buone scuole, non un accentramento e quindi che c'è un unico programma per tutti, ma c'è banalmente anche il mercato, possiamo dire così, dei programmi scolastici. Fin dalla scuola primaria. Ma allora, completa. Io sono un po' più old economy in questo, quindi c'è un bonus, ma anche vero che natura non faccia il santus, che della quarta, quindi santus non è santo, come i colleghi di Gente Vincoli, è divertentissimo. Professori ordinari di letteratura latina, queste le fatte, penso a quella cattivissima professoressa. E credo che la soluzione sia, come sempre, una soluzione di equilibrio intermedio fra un'impostazione culturale che risalga un po' alle radici dell'identità culturale del nostro paese. Sì, può essere imposta dallo Stato, ma fa parte di quello che gli inglesi chiamano il common sense, il buon senso. Secondo me, studiare un po' di letteratura italiana, tanto acquisire bene la conoscenza della lingua e della grammatica, questo significa oggi non ci sono. Eh no, perché se no non fai più carriera politica, se usi i congiuntivi sei nominato. Se finca, uno è il costo della preparazione. E l'altra cosa probabilmente introdurre anche una componente di libertà nella scelta dei moduli di studio, un po' come si fa all'università con esami fondamentali e complementari, sapendo poi ai ragazzi che effettivamente quello che scelgono non è rilevante rispetto al test d'ingresso quando poi vai nell'università a proseguire gli studi, di modo che non diventa una scelta irresponsabile, ma diventa una scelta che in qualche modo è bilanciata e responsabilizzata. Però ecco, io un po' di impostazione culturale la darei. Poi per esempio la Divina Commedia la potrei fare utilizzando anche dei filmati, potrei descrivere, potrei prendere la Divina Commedia e vi porto a vedere la Cappella di Scrovegni perché quello l'ha fatto perché lui era ricco, Dante ha messo all'inferno il padre, allora lui ha fatto. Allora così te lo ricorderai nel tempo. Io credo che il metodo di insegnamento debba radicalmente cambiare perché questo atteggiamento top-down che c'era non funziona. Quindi sarei per un'impostazione che sta nella nostra identità. L'identità può anche essere una concezione dello Stato, ma è parte del nostro patrimonio comune, no? Cioè, secondo me le istituzioni di filosofia, le istituzioni di storia, le istituzioni di letteratura italiana sono importanti.
tantissime, vanno fatte. Magari staremo un po' meno sugli occupazzatori e fare un po' di più il neorealismo, ecco, questo se posso dire mi piacerebbe un pochino di più, però questo dipenderebbe anche dal fatto che ci sono programmi diversi, no? Poi volevo anche spezzare una lancia, perché il professore mi ha detto prima era il mio preside, quindi lei è un suo allievo, anche se non l'ha convinto, sulla letteratura. Però invece volevo fare un applauso a vedere che ci sono persone di età giovane come loro, mi vedono altre qua, che oggi purtroppo riuscire a destare sensibilità a questi temi che poi sono di società, no? Di politica nel senso di Aristotele, della politica, anche se abbiamo perso un pezzo di quel libro, delle persone di loro, io sarei molto, accetterei che lui mi dica, guarda, per me è schifo latino e greco, ma il fatto che si ponga il problema, me lo venga a dire, lo trovo straordinariamente positivo e trovo che l'errore che secondo me potrebbe fare, in realtà una modalità di apprendimento e che poi diventa in qualche modo un modo di arrivare ad altri a cui non sto parlando. Noi dobbiamo ritrovare un modo per parlare ai nostri ragazzi per trasmettere loro delle sensibilità. Non è facile, però ci possono essere gli strumenti, dobbiamo smettere di parlarci addosso, no, parlo di me stesso. Io volevo invece ringraziare te per quelle che le tue idee, le tue provocazioni, che possono essere anche se interpretate ideologicamente. Noi tanto abbiamo fatto tutti i 68 e lì come cazzate abbiamo pensato e sparato tanto. Premetto che ho fatto il liceo classico, mi piacciono la tecnologia e tutto quanto, adesso studio informatica perché mi dico, adesso starei a studiare il latino e greco come passione e magari e avrei magari avuto chissà che potenzialità dall'inizio se avessi imparato. Anche compagni di vita, ma guarda che potenzialità per la vita. Non per niente segretario della liberale. La difesa del fu Mattia Pascal, io mi scuso perché proprio ieri sera stavo facendo Mattia Pascal, vicino che c'è l'ultima replica, peraltro piena di gente, e questo mi ha dato grande soddisfazione, anche il fatto che quello spettacolo si chiama qua a Lodi, con delle prove aperte al pubblico e insomma anche con una voglia di mettersi in discussione e di parlare e di fare dei testi considerati magari noiosi, classici, cosiddetti classici, ormai il termine classico viene sempre usato quasi come un insulto, no? Invece il classico è modernissimo, parla tanto a noi, ma parla, è un termine importante, infatti lo voglio ringraziare il professore che lei ha detto che bisogna ritornare a parlarsi. Il problema è questo, perché io ho sentito tanti termini anche complessi, tanti termini anche però molto generici, bisogna andare e tornare all'individuo. La velocità di cui in qualche modo siamo prigionieri adesso non è umana, questo tipo di velocità non ci fa bene, quindi noi è inutile che cerchiamo di correre dietro a qualcosa che non riusciamo più a comprendere. Mi ha colpito molto questa sua considerazione del fatto che gli ultimi 4 anni in questo paese dicono che la vita c'è una regressione e quindi si muore molto prima. Ecco, questo e questa cosa della depressione, delle varie tribù quando sono state dominate, in effetti è il vero problema oggi. Il vero problema oggi è che non ci si parla più, non ci si ascolta più, quindi non è cosa insegnare, ma è come insegnare. Io ho avuto un insegnante di italiano illuminato, straordinario, che mi ha aiutato, io mi ero chiuso in me, i problemi dei 16 anni, l'universo mondo, da dove veniamo, dove andiamo, perché. Ero chiuso, avevo una forma di depressione da cui non mi uscivo. Improvvisamente è arrivato un professore che era una specie di una sorta di attore, cominciato a parlare di Leopardi come se fosse il suo vicino di casa. E allora io gli ho detto, ma caspita, se Leopardi, deforme, goffo, brutto, depresso, è riuscito a scrivere queste cose in modo così alto, così divino, e mi hanno talmente colpito l'animo che mi hanno in qualche modo risollevato, allora posso essere io e diventare io veicolo di trasmissione. Questa cosa qua mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato a trovare una via, perché quella persona sapeva parlare, per quella persona mi guardava negli occhi, non perché faceva tecnologia, informatica o letteratura latina. Cazzate! È
è l'uomo che deve tornare al centro. E allora l'uomo mi può spiegare tutta la tecnologia del mondo, ma con un'umanità tale per cui mi trasmette talmente una passione, un entusiasmo, una forza, una voglia di mettersi in discussione, che caspita, è questo il dolore insegnato di oggi, Marco. Noi adesso andiamo in giro sempre con il cellulare così. E non ci parliamo, non ci guardiamo, a scuola i professori litigano ore con i ragazzi perché devono spegnere il cellulare invece di fare lezioni. Questo è il vero problema, la mancanza di gestione, di non saper gestire un mondo che in questo momento non sappiamo comprendere, perché stiamo perdendo la centralità dell'uomo, stiamo perdendo l'uomo. Il teatro, che è un linguaggio secolare, ancora vive oggi, proprio perché parla direttamente a un pubblico e non morirà mai, perché non è riproducibile. E questa è la grande forza, un uomo che racconta una storia delle altre persone che ascolta. Perché l'uomo sarà sempre questo, e la cultura classica, la filosofia, Aristotele, Euripide, Sofocle, ci insegnano questo, che l'uomo è sempre uomo, perché non il mondo, l'uomo è un mistero, come ci dice la storia, che dobbiamo accettarci questo mistero e capire, comprendere con umiltà che alcune cose noi non le potremo mai capire. E questa, è questa cosa qua, dobbiamo tornare ad ascoltarci e parlarci, come? Attraverso le belle parole, attraverso la lettura, attraverso la cultura, tutto quello che vogliamo, però non dando per scontato mai nulla, ma accettandoci come siamo e dando la possibilità. Io devo dire che facendo quest'estate, ad agosto, per agosto abbiamo fatto Dante, abbiamo fatto Shakespeare, abbiamo fatto Manzoni, era pieno di gente, ma soprattutto c'erano due barboni fantastici che sono sempre venuti in prima fila, che hanno detto ma io non ho i soldi per andare al teatro, se lo vedevo qua in questa piazza, questo è proprio qui, quando le vedevo, e mi ringraziavo come se fossi, che ne so, la donna, perché non avevo mai ascoltato quelle parole. Parlavamo di superstizione, ma tutti i capitoli sulla peste di Manzoni cosa ci insegnano? Vanno riletti oggi in un modo semplice, però non Manzoni, ma guarda cosa dice questo, i dottori, tutta questa cosa, ragazzi, ma quella è roba che ci serve oggi per capirci, per capire dove andiamo, se no dove andiamo? andiamo così, andiamo a sparare contro le prove. Beh, basta, grazie. Prima di lasciarvi, intanto preannunciamo che uno degli eventi, non da solo così annunciamo, uno sarà il liberismo economico nei Promessi Sposi, interpretato da Sapete. Sì, è passato. Allora, prima di salutarvi, vi volevo invitare alla prossima serata, passiamo da un tutt'altro tema, presenteremo il libro nero dell'Islam italiano, insieme ad Alberto Giannoni, Davide Romano e Marian Ismail. Credo che sarà un tema che noi non abbiamo mai affrontato in ottica liberale, sarà un'occasione di spunto assolutamente interessante, non urlata, ponderata, quindi vi invito il 6 maggio sempre qui. Grazie e buona giornata a tutti.